Buonasera, io mi chiamo 17 anni, sono 17 anni, sono adolescente e sono alla ricerca di un adulto che sappia ascoltarmi, perché faccio fatica a trovare delle persone grandi che siano davvero in grado di ascoltare, di non giudicarmi, di non darmi sempre solo delle regole, delle punizioni, di non dirmi che quando loro erano giovani era tutto migliore, e che sappiano proprio capirmi. Forse questo signore, che è il signor Sperfico, è un uomo adulto, buonasera, 57 anni, due figli adolescenti, uno praticamente quasi della mia età, e forse posso chiedere a lui se può ascoltarmi. Ecco, io, signor Sperfico, le volevo chiedere, ma perché per lei è importante sapere ascoltare i ragazzi, e anche voi adulti, ogni tanto non avete bisogno di qualcuno che vi ascolti? Certo, è molto importante saper ascoltare i ragazzi. Infatti mi ricordo che anch'io, quando avevo la sua età, da giovane, odiavo quando le persone non mi ascoltavano. Pretendevo di essere ascoltato perché lo vedevo come una forma di rispetto, come una forma di maturazione anche, di presa di responsabilità proprio. Cioè, non sopportavo che l'adulto, guardandomi, partisse già, diciamo, con il dislivello di età e dicesse: no, guarda, te sei troppo piccolo, quindi anche se parlo io che sono adulto, più esperienza, va bene così. No, non va bene per niente. Infatti ho cercato con i miei figli di essere molto più clemente da questo punto di vista, e perché è un momento effettivamente di maturazione per i ragazzi, quindi anche non far sentire loro questo dislivello che c'è anagrafico effettivamente, come tra noi due oggi, e quindi secondo me è molto importante sentirsi ascoltati per un adolescente. Senta, oggi mi è successa una cosa che non racconto, una cosa personale, mi ha molto rattristato e mi è venuto da piangere. Ero in mezzo ai miei compagni e mi vergognavo. Sono tornato a casa, ho pianto a lungo nella mia stanza. Poi però ho pensato, ma perché questa storia di piangere in pubblico, soprattutto per noi maschi, deve essere così vietato? In fin dei conti ci sono anche dei modelli classici, no? Lei so che ha fatto il liceo classico, dei modelli classici nei quali l'eroe piange, no? Lei, voi adulti, maschi adulti, ma non solo maschi, piangete in pubblico, vi sentite di poterlo fare? Guarda, non ti devi preoccupare, perché neanche noi piangiamo in pubblico, quindi siamo tutti sulla stessa barca da questo punto di vista. Neanche noi piangiamo in pubblico perché forse viene visto come una forma di proprio un modo per mostrare quei sentimenti più reconditi, quelle realtà più difficili da mostrare effettivamente nella vita di tutti i giorni. E quindi anche noi fuggiamo un po' nel privato, come voi adolescenti, per piangere, ci richiamiamo anche noi. Non vogliamo farci vedere tristi dai figli, dalle persone che amiamo, dalle persone che vogliamo bene. E un tema del quale ci parlate poco è la sessualità. Nel senso che poi ci sono naturalmente anche incontri a scuola dove si parla sul punto di vista scientifico, della prevenzione delle malattie, però proprio la sessualità come esperienza. E faccio una domanda personale: se suo figlio o sua figlia, adolescenti, le dicessero che non sono più vergini, che hanno perso la verginità, cosa direbbe? Un bel colpo questo, Allora, sicuramente sarebbe difficile all'inizio prendere una notizia come questa, quindi riuscire comunque anche emotivamente ad affrontare una notizia come questa, però comunque non bisogna mai scoraggiarsi, ecco, avendo avuto due figli, per fortuna per ora non ci sono ancora arrivato a questa pagina, però penso toccherà presto, ma quando arriva il momento sono sicuro che comunque farò valere i miei anni un po' di esperienza adolescenziale, cioè cercherò di non invadere troppo la privacy del ragazzo, dei miei due figli, del ragazzo o della ragazza, e non forzare il dialogo, vedere, aspettare che si aprono, poi se non si aprono per conto loro fa niente, ma se dovessero aprirsi allora sfrutterei la situazione per parlare, per dialogare, per discutere sul problema della sessualità, che è un problema effettivamente, c'è un problema, è una fase importante da affrontare per maturare, quindi anche perché riscoprirei degli aspetti che pensavo di aver perso nella mia adolescenza, quindi... Io voglio molto bene i miei genitori, mi trovo bene, sono dei bravi genitori. Ma mi rendo conto che vogliono a volte avere un'influenza su di me, vogliono influenzare le mie scelte. E mi sono sempre chiesto, io sono più influenzato dai genitori
dai coetanei, dai mass media, dal sistema della moda, cioè che cosa mi fa veramente operare una scelta. Ecco, ma voi adulti, voi genitori, quanto pensate di poter influenzare, in positivo anche, direzionare, guidare le scelte di un figlio di fronte appunto al fatto che un ragazzo o una ragazza ha tanti altri modelli, magari anche opposti, comunque diversi da voi? Guarda, in questo caso l'esperienza del primo figlio è servita molto, perché poi col secondo mi sono migliorato sicuramente, perché effettivamente non ce ne accorgiamo, ma alcune volte noi adulti siamo un po' troppo invasivi, cioè siamo un po' troppo, diciamo, ci imponiamo un po' troppo impositivi, ecco, sul ragazzo, sulla ragazza. E quindi dobbiamo lasciare un po' di... cioè mi sono accorto che dobbiamo lasciare un po' di libertà, insomma, ai ragazzi, e questo ovviamente mi sto riferendo sempre ai ragazzi adolescenti, non tanto ai piccoli, ai bambini, perché in quel caso per la scelta delle passioni è giusto anche che ci sia una guida, che ci sia comunque un genitore che consigli tutto sommato il ragazzo ad approcciarsi alle prime passioni. E poi però è giusto lasciare un po' libero la corda, lasciare tagliare la corda, tagliare ogni legame, lasciare un po' che il ragazzo o la ragazza scelga per conto suo. E per la scuola? La scuola è un grande motivo di discussione, non sempre di conflitto. Però quando uno porta a casa un 4, gira di gira è un 4. Cioè si può dire, sì, vabbè, il 4 non valuta la persona, però a casa c'è sempre un momento di difficoltà, no? Ma si può provare a liberarci da quest'ansia che la scuola ci mette, anche a quelli di noi che magari hanno dei voti alti, no? Però questa continua ansia da prestazione. Voi vi accorgete che noi stiamo così male a scuola? Vi accorgete che il voto è diventato uno strumento di, non di motivazione, ma a volte proprio di quasi di demotivazione. Sei talmente tanto in ansia che alla fine non riesci nemmeno a capire a cosa serve quel numerino messo lì. Allora, io non so i presenti qui, ma io direi di sì. Cioè, io con fortunatamente con l'esperienza dei due figli e anche con la mia esperienza da adolescente un po' lontana negli anni, ho imparato a non mettere troppa pressione sui miei ragazzi, a convincerli che lo studio non è solo una logica, cioè non ha solo una logica prestazionale, cioè non è solo finalizzato a prendere un voto, a fare un esame, a fare una verifica, e ogni volta che, come in questo caso può capitare, che una verifica vada male, un esame vada male, li cerco sempre di rassicurarli, appunto dicendolo, ripetendo costantemente fino alla noia che il voto non rappresenta loro come persone. E devono essere anche qualora, per esempio, non venissero soddisfatti nel voto in cui prendono, nel voto in cui non si rivedono, nel voto in cui che ricevono, insomma, cerco di rassicurarli, cerco di guardare loro il bicchiere sempre, cerco di dire che il bicchiere comunque è sempre mezzo pieno, quindi dicendo loro di guardare anche al percorso che hanno fatto per arrivare a quel voto. Non ti soddisfa, fa niente, non importa, però guarda al percorso che hai fatto per arrivare a quel voto, ti sei impegnato, ci hai messo di tutto, hai studiato ogni giorno fino alle 9 di sera per avere quel voto, va bene così, quindi cerco sempre di non forzare troppo, perché già è comunque pesante il fatto di andare a scuola sapendo che sei sempre sotto quest'ottica del voto. L'ultima domanda, che era più difficile, perché in realtà il tema di cui voi non ci parlate, voi adulti, meno ancora della sessualità, è il tema della morte. Ma nessuno parla mai di morte. Le vedo sui siti, i siti anche estremi, dove vengono pubblicate anche immagini raccapriccianti, nei film dell'orrore, in certi romanzi, nelle canzoni, addirittura generi musicali. Però perché non ci parlate della morte? Perché non provate a condividere con noi anche la paura che immagino anche una persona di 30, 40, 50, 60 anni ha della morte? Perché questo tema è così tabù, più ancora del sesso? Beh, perché forse proprio abbiamo paura della morte. Cioè proprio il fatto che ci sia qualcosa che ci spaventa così tanto come la morte, anche se si può adottare un po' una logica del quando ci sono io non c'è lei, quando c'è lei non ci sono io, un po' all'Epicuro quasi, per sdrammatizzare il tutto, comunque avendo paura della morte, soprattutto quando la morte non riguarda noi in prima persona, perché giustamente se riguarda noi in prima persona non ce ne accorgiamo, quando la morte riguarda gli altri, i parenti, gli amici, e quindi quando capiamo che è qualcosa che ci ferisce così tanto nel profondo, forse è proprio per quel motivo. Perché esiste qualcosa di cui che può in qualche modo far crollare le nostre certezze, ecco, di adulti, di uomini, di donne già vissuti, ecco. È proprio per questo che facciamo fatica anche noi a parlarne. Bene,
Buonasera, io adesso rientriamo nei nostri veri ruoli che ci siamo scambiati. Io sono Raffaele, esatto. Ho 57 anni, due figli adolescenti, un ragazzo di 17 e una ragazza che sta per fare i 15. Io sono Samuele, invece ho 18 anni e sono ancora uno studente all'ultimo anno di liceo, liceo classico, al mercato. E abbiamo scritto insieme questo libro. E quando dico scritto insieme, intendo fisicamente, poi ne parleremo, sì. Fisicamente proprio scritto insieme. Fisicamente nel senso che ci siamo trovati, come questa sera, fianco a fianco, attorno a un tavolo, e abbiamo detto, vediamo, un adulto e un adolescente, cosa possono dire sugli adolescenti e sugli adulti. E questa sera vogliamo provare, già abbiamo cominciato, come avete visto, a condividere alcune delle cose che abbiamo scritto e che abbiamo pensato. Se vuole, prego. Ecco, io faccio semplicemente un po' da guida dentro questo percorso, partendo proprio dal testo. Nella Terra di Mezzo è stato il titolo che avete deciso, per questo percorso dentro l'adolescenza che è partito un po' da un'esigenza, no? Parlare dell'adolescenza in un momento nel quale questa età, già di per sé complessa, difficile, però sembra appunto forse più lontana rispetto al passato, quindi più difficile da comprendere per un adulto. E quindi da qui, come lei scrive nell'introduzione, la necessità, il desiderio di avere una guida speciale, appunto, Samuele, che ha in qualche modo appunto interpretato la parte di Virgilio dentro un testo che ripercorre in qualche modo i gironi dell'inferno. In realtà io quando avevo pensato questa serata avrei voluto iniziare dalla lettura della poesia che avete scelto, perché in realtà non è tanto una poesia che parla di inferno, ecco. Poi il testo invece ha questa struttura, è la struttura di gironi in cui appunto vi hanno dato un assaggio, abbiamo i riservati, gli innamorati, gli appassionati, gli studenti, i figli, i ribelli, gli amici, i connessi, i dipendenti, i rinati. E in questi gironi si affrontano alcune, insomma, delle tematiche e altre che loro hanno già presentato. Mi è piaciuta molto la presentazione che avete deciso di fare questa sera in questo rovesciamento. E l'attenzione che avete dato alla dimensione dell'ascolto e del dialogo, che direi è la dimensione fondamentale di questo testo. E dopo parleremo anche di questo. Però appunto volevo iniziare chiedendovi di raccontare la genesi di questo libro, anche proprio nella sua stesura, perché in realtà appunto chi l'ha già letto o chi poi lo leggerà, vedrà che alcune parti sono state proprio scritte da Samuele e altre invece dal professor Mantegazza. Quindi c'è stata una condivisione, no? Ecco, e poi una. E volevo appunto che raccontaste meglio un po' anche la genesi, le scelte che avete fatto anche rispetto alle tematiche e ad esempio all'ordine delle tematiche che avete deciso. Parto proprio dalla telefonata che mi ha fatto l'editore, Uppa, piccola casa editrice, Uppa vuol dire un pediatra per amico. È una casa editrice che cura una rivista molto bella, una rivista credo mensile, comunque periodica, di grande approfondimento pedagogico, e ormai da un po' di anni ho una mia rubrica su questa rivista. Hanno anche poi una parte, pubblicano libri, e mi hanno telefonato, mi hanno detto ti andrebbe di scrivere un libro sull'adolescenza. Io ho fatto la tesi di laurea sull'adolescenza, è un tema che amo tantissimo, lavoro tutti i giorni con gli adolescenti, ho due figli adolescenti, però mi sono anche detto forse di libri scritti da adulti, che dicono cos'è per loro l'adolescenza. Ne abbiamo già tanti, anche bellissimi, non è una critica. Forse non c'è bisogno di un altro libro in cui l'adulto dice cosa pensa dell'adolescente. E allora ho pensato, io lo vorrei scrivere insieme ad un ragazzo. Lo vorrei scrivere fisicamente insieme ad un adolescente. E io conosco Samuele da quando era piccolo, perché è stato compagno di scuola d'infanzia di mio figlio, lo conosco come un ragazzo in gambissima, e allora gli ho proposto, gli ho detto, tra l'altro è stato molto interessante il fatto che questa cosa un po' è valsa come PCTO, no? Come sì, percorso di intervento, perché sì, è stato molto bello anche per tramite un'associazione, quindi la scuola ha anche molto valorizzato questa esperienza, no? Perché vabbè, studente di liceo classico che scrive un libro, insomma, era perfettamente coerente con il progetto formativo della scuola, i suoi insegnanti sono stati molto disponibili. E poi adesso
vai tu, racconta come abbiamo lavorato. Allora, sicuramente c'è la cosa di cui andiamo più fieri, è che è il frutto di un'amicizia innanzitutto. Cioè è un prodotto di cui siamo contenti innanzitutto per quello che c'è stato dietro, quello che c'è ancora dietro. Quindi è un prodotto a quattro mani, è un prodotto che è frutto di non un semplice lavoro a distanza, ma prima di stendere ogni capitolo ci siamo riuniti, abbiamo parlato, giustamente, perché la cosa più interessante secondo me è proprio il rispecchiamento della trama. Cioè la trama del Virgilio che porta Dante all'interno del mondo dell'inferno, dell'inferno dei giovani, c'è poi stata nella realtà effettivamente. Io da Virgilio ho descritto un po' le tematiche del mondo adolescenziale a Raffaele, abbiamo parlato, abbiamo riflettuto anche sulle... È stata un'occasione anche per riflettere maggiormente sulla mia condizione di adolescente, ovviamente, e ho cercato di generalizzare il più possibile quelle che sono state le mie esperienze. Questo è stato forse l'aspetto più difficile, sinceramente, che è, oltre alla scrittura, ovviamente, quello di cercare il più possibile di dare un quadro generale degli adolescenti, ecco. Ho fatto un po' da detective, diciamo così, no? Che sono andato nel dettaglio, ho tentato il più possibile di partire dalle mie esperienze soggettive e poi costruirci qualcosa di universale, insomma, che fosse anche accessibile a tutti. Sì, secondo me uno degli aspetti interessanti è stato anche l'uscire da quella che è la tua identità di adolescente, magari non esiste l'adolescente, esatto. No? Ogni ragazzo ha il suo modo di vivere, ma anche pensando a ragazzi e ragazze molto diversi da te, no? Senza dare giudizi, senza dire sono migliori o sono peggiori, ma molto diversi come stile di vita, come atteggiamenti, come cultura, come modo di porsi, no? E quindi provare ad allargare il campo. E poi concretamente noi ci trovavamo, un tema veniva discusso, prendevamo appunti, e poi il lavoro era fatto in questo modo. Io facevo una parte, chiamiamola più saggistica, Samuele faceva una parte narrativa. E ogni volta modificando, quindi una volta un monologo, una volta un blog, una volta una chat, un dialogo, una lettera, quindi in ogni capitolo ha scelto una modalità, uno stile narrativo diverso, presentando appunto ragazzi, adolescenti, adulti che dialogano. E poi, sempre Samuele, ha curato le domande di fine capitolo, perché a fine capitolo noi abbiamo deciso di mettere delle domande che un adolescente pone agli adulti. E quindi abbiamo provato a trovare per ogni capitolo una decina, non ricordo quante sono, comunque un po' di domande piuttosto toste, alcune sono quelle che io ho fatto in questa specie di dialogo iniziale, e in modo da lasciare aperta la domanda. Noi non volevamo scrivere il testo sull'adolescenza, noi volevamo porre delle questioni molto tranquillamente, sperando che i lettori poi possano criticare, non essere d'accordo, essere d'accordo. È più un libro che pone questioni, piuttosto che un libro che le risolve, perché insomma, è un tema talmente ampio, talmente particolare, che non ci sentivamo di dare la parola definitiva su niente. Esattamente. In questo, appunto, in questa narrazione che si è sviluppata, mi sembra che al termine del vostro percorso ci sia stato appunto questo anche tipo di rovesciamento, nel senso che poi avete anche forse messo un po' in atto una comprensione diversa che è stata favorita dal tuo racconto dall'interno. Certamente. Ecco, mi interessava chiederti anche come è cambiato il tuo sguardo sul mondo adulto attraverso questo sforzo anche che ti è stato chiesto sia di riflessione su di te, ma anche di confronto comunque con un mondo che stai in qualche modo toccando anche più da vicino adesso che stai crescendo. Sì, infatti l'avrei anticipato io se non mi avessi fatto questa domanda, dicendo che il percorso di conoscenza è stato reciproco proprio, cioè non è stato solo suo nei confronti dell'adolescenza, ma è stato anche mio nei confronti del mondo adulto. Quindi capire che non è poi così male, insomma, non è poi così statico, freddo, come di solito gli adolescenti tendono a stereotipare, giustamente. È un qualcosa che non conosco, è un qualcosa da cui sono anche spaventati. Quasi della crescita, cioè si vuole crescere, ma al tempo stesso l'adolescente ragiona dicendo: no, però se cresco troppo in fretta, poi mi manca l'adolescenza, poi mi manca l'età passata, insomma. Quindi effettivamente è cambiato proprio nel modo di vedere l'adulto non solo come un tempo che va, un tempo che comunque continua, una crescita fisica effettivamente, ma anche comunque la valorizzazione di qualcosa che prima invece da adolescente non tenevi conto, per esempio la famiglia, per esempio i legami più affettivi,
è proprio da questo legame, da questo dialogo, questi continui dialoghi tra me e Raffaele, si è capito, cioè ho capito molto di più che anche all'interno del mondo degli adulti c'è qualcosa di ricco, c'è qualcosa da scoprire sempre di nuovo. Non si è mai troppo completi, ecco. Cioè non, il tempo non è mai finito per scoprire sempre qualcosa di nuovo dentro di sé, quindi questo dettaglio che sembrerebbe essere associato solo al mondo degli adolescenti, invece ho capito esserci anche nel mondo degli adulti. Perché anche Raffaele riscopriva delle parti di sé che effettivamente aveva magari un po' nascosto, crescendo e maturando. E quindi mi ha stupito molto questo aspetto, sicuramente. Poi scoprire anche che c'è qualche cosa di profondo che non cambia col tempo. Cioè l'innamoramento, la paura del giudizio, il fatto di non sentirsi a proprio agio col proprio corpo, il primo bacio, sono esperienze che probabilmente l'essere umano ha provato per millenni, no? E quindi cambiano le adolescenze, ma le grandi emozioni, le grandi domande anche di senso rimangono le stesse. Questo è molto bello, riscoprire nelle parole di Samuele alcune emozioni che io avevo alla sua età, diverse, però in fin dei conti i grandi temi sono quelli, che è molto bello perché vuol dire che ci si può capire, no? Vuol dire che su questo c'è una base comune e quindi si può provare davvero ad ascoltarsi a vicenda. Sì, direi che, come dicevo prima, forse questo è l'aspetto più interessante e anche più incoraggiante che esce dal vostro libro, cioè questa possibilità di dialogo intergenerazionale che di fatto permette di aprire degli scambi su esperienze che qualcuno ha vissuto, no? Molti anni fa e che qualcuno sta vivendo oggi. Dal mio punto di vista, ecco, diciamo che questa possibilità, che nel libro si è sviluppata in modo così naturale, così fecondo, non è sempre così semplice, ecco, diciamo, questo è il problema, no? Che forse sia come insegnanti che a maggior ragione forse come genitori tante volte sperimentiamo. La difficoltà di entrare in dialogo. Ci sono tante indicazioni preziose nel testo che voi avete esplicitato anche prima, innanzitutto la disponibilità all'ascolto, la curiosità, un ascolto non giudicante, il non dire devi ma prova a fare, ecco, quindi anche in termini di consigli. Però in relazione a questo aspetto, il primo capitolo, quindi volevo entrare anche un pochino più nel testo, il primo capitolo appunto riguarda il girone dei riservati e parte con questa bellissima narrazione, questo flusso di coscienza, mi viene da dire, perché poi è molto, facevo i complimenti a Samuele perché si è davvero sperimentato in tanti generi di scrittura differenti e in effetti pensavo anche quanto questo esercizio di fatto sia stato anche molto creativo, penso, sì, no? Sì, entusiasmante. Ecco, purtroppo non sempre poi a scuola si ha questa occasione di scrivere. No. E perché sono contenta anche che sia stata l'occasione anche per questo, per scoprire anche la bellezza dello scrivere. Potrebbe essere un altro tema, ecco, per però appunto in questo flusso di coscienza c'è proprio questa capacità di pensare a se stessi, quindi vedersi dentro queste contraddizioni di un'età appunto che non è semplice e le difficoltà anche della relazione con gli altri e del narrarsi agli altri, per cui appunto mi ero segnata, no? Ecco, il desiderio di essere soli in una solitudine però molto popolata, no? Pensiamo in particolare oggi tutto il discorso dei social, è davvero difficile essere da soli. Il come appunto l'adolescente oggi vive la propria dimensione più intima, più privata, in cui appunto gli affetti invece, la vita sociale è tutta, no, pubblica, ma invece sono gli aspetti più appunto quelli di quali magari ci si vergogna, che restano più nascosti. Ecco, mi sembrava bello tornare su questo capitolo perché credo che tante volte ci sia magari il desiderio, poi magari non nel modo giusto, da parte degli adulti di ascoltare, magari anche la voglia di chiedere,
magari appunto la difficoltà anche trovare il modo di chiedere nel modo giusto, però ci sia anche tanta fatica nell'aprire un dialogo con l'adulto. Poi magari entreremo anche nello specifico del dialogo con i genitori, che è un altro capitolo, però restando anche nel generale, il vostro percorso ha mostrato un desiderio, una possibilità di aprire un dialogo. Ecco, però questa difficoltà di... No? Cioè, se avete creato uno spazio speciale, ecco, pensate che sia possibile anche al di fuori di questo contesto? Pensavo anche a questo strumento delle domande che avete messo in fondo al capitolo. Può essere un punto di partenza. Ti è capitato alla luce del percorso con Raffaele, poi di provare a parlare anche in modo diverso con gli adulti? Cosa ne dici? Oppure magari parlando anche con i tuoi compagni, con i quali sì, magari... Sicuramente cosa... le domande possono aiutare tanto, anche perché ho avuto l'esperienza con i miei genitori, per esempio, che una volta letto il libro, proprio alla luce delle domande hanno provato ad instaurare un dialogo, io sono stato davvero super contento di rispondere a tutte le domande, a parlare, cioè non solo fare la parte passiva, no? di colui che risponde e basta, ma di cercare comunque di instaurare un dialogo. Però molte volte non è semplice, cioè prima di scrivere questo libro, lo ammetto, non mi veniva spontaneamente da andare dai genitori e parlare di qualcosa, di tematiche in generale, insomma, che riguardassero me. E perché molte volte appunto c'è questo desiderio degli adulti di stare un po' da soli, di mantenere... In qualche modo c'è forse anche il pregiudizio da parte degli adolescenti che siccome c'è di fronte una figura adulta, c'è la paura sempre di sentirsi giudicati, di sentirsi... arrestati proprio da questo desiderio di parlare a qualcuno e quindi molto spesso l'adolescente preferisce parlare con i coetanei, con gli amici, piuttosto che con l'adulto di riferimento, che può essere non solo i genitori, anche un fratello, una sorella più grande, gli zii, eccetera. E quindi ecco questo impulso che ci può essere da parte dei genitori, che molto spesso non viene soddisfatto, è una realtà vera. Trovano di fronte un muro molte volte, quindi non è neanche secondo me giusto tentare in tutti i modi di valicare quel muro, quindi assolutamente bisogna rispettare l'adolescente. Io guardando al vecchio Samuele, diciamo così, si può definire vecchio, effettivamente guardo i progressi che ho fatto nel dialogo proprio con i genitori, sono scontento davvero, perché le volte in cui i miei genitori non hanno forzato troppo, si vedono adesso, si vede il risultato di adesso, quindi il dialogo c'è stato, perché mi sono aperto io proprio come persona. Ecco, come è andata a scuola? Bene. Cosa avete fatto? Niente, classico. Secondo me è una... cioè, loro hanno questo... si sono sparsi la voce. La cosa più difficile da ascoltare dei ragazzi sono i silenzi. Però il silenzio comunica tantissimo e dobbiamo rispettarlo perché è una forma di comunicazione. Non è quasi mai il silenzio dell'indifferenza, il silenzio del tu non esisti. È un modo di comunicare, è un modo di dire prova ad arrivare alle mie emozioni con un gesto, con una condivisione, stando io nella mia cameretta e tu dall'altra parte, io so che ci sei. E questo è difficile da genitore, è difficile, però il rispetto del pudore dei figli. Del pudore dei ragazzi in generale, dei figli se siamo genitori, è fondamentale. Soprattutto oggi noi siamo in una società nella quale tu devi mostrare tutto di te, tu devi essere sempre più ancora che nudo sui social. Ci sono questi influencer, no? Che ti dicono sto facendo colazione con i cereali, che ti dicono sto andando a comprare, a fare la spesa. Io da un cantante sul social mi aspetto che dica sto lavorando al nuovo disco, un calciatore che scriva ieri ho fatto un gol, quelli che fanno la foto col bambino appena nato, e qui invece c'è un grande bisogno di privacy, di educare i ragazzi e le ragazze alla privacy, no? A quelle cose che tieni per te, che comunichi non attraverso per forza il linguaggio verbale, ma attraverso un silenzio, attraverso una carezza, attraverso un gesto, magari un gesto anche
un po' rude, no? Che magari ci dà fastidio, perché quando un adolescente magari ti risponde in un certo modo ti dà fastidio, però capire che questa tutela, che ascoltare non vuol dire obbligare l'altro a parlare, non è un ascolto obbligante, è un dire lo capite, alcune cose le ho capite, magari non ti faccio, no? Però ci sono. E quando i ragazzi e le ragazze si sentono ascoltati in questo modo, da qualunque adulto, genitore, insegnante, allenatore, capo scout, zio, nonno, che ho discusso molto sul ruolo fondamentale dei nonni, no? Allora veramente, non sentendosi giudicato, con calma si apre e fa uscire degli elementi molto profondi. E dobbiamo anche accettare che alcuni li terrà per sé. Dobbiamo anche accettare che alcune cose le terrà per sé, sperando che non siano dolorose, sperando che non siano fonte di sofferenza, però... Obbligare una persona a dire qualcosa non è un gesto d'amore, è un gesto di violenza, magari fatto per un buon fine, però non funziona, perché non crea un vero ascolto, crea un senso di dovere, ti devo dire tutto, e nessuno forse in realtà dice mai tutto, nemmeno le persone che si amano, no? Alcune cose è giusto tenerle per sé o manifestarle attraverso appunto altre modalità. E questo tema del silenzio è un tema a cui io tengo molto. Imparare ad accettare i silenzi, imparare a fare silenzio, imparare a godere i momenti di silenzio, che poi rendono la parola ancora più piena. Io racconto sempre questa cosa. Ero stato invitato a Catanzaro, in un liceo classico, a fare un incontro. 300 ragazzi, a una magna piena. Abbiamo fatto un esperimento. Proviamo a fare 5 minuti di silenzio totale. Era una roba meravigliosa, bellissima. E prima di farlo, ho detto, dopo 5 minuti, chi se la sente si alza e pronuncia una parola. E era difficilissimo, perché la responsabilità di rompere il silenzio, che era un silenzio molto bello, no? Poi insomma era anche molto pieno di tensione, è quella parola che una ragazza ha detto, la parola, interessantissimo. Io penso che questi ragazzi se la ricorderanno per tutta la vita. No? È una parola che ha un significato profondo, perché veniva dopo 5 minuti di silenzio totale di 300 adolescenti. Ecco, quindi magari parlare un po' di meno, ma dare alle parole quel significato profondo che solo il silenzio può dare, è un bel esercizio. Anche stare con i ragazzi a far niente, sdraiati sul divano, così, no? Fare due chiacchiere ogni tanto, bere un succo di frutta, vedere un film e basta, ti stanno già dicendo tantissimo, magari non hanno niente da confidarti di così profondo, ma ti stanno già dicendo tantissimo. Ecco, rispetto agli altri temi che sono stati trattati nel testo, un altro discorso che appunto mi interessava riprendere era proprio quello delle connessioni, dei connessi, ecco. Proprio perché, no, se c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di capacità di accogliere questo silenzio, però il problema è proprio quello di tanto rumore, tante parole e tante, no, questa dimensione sociale che diventa così invadente da non lasciare spazi di silenzio e spazi di dialogo. Ecco. Credo che la difficoltà di parlare anche dell'adolescenza di oggi e di entrare appunto in relazione con gli adolescenti di oggi sia anche la sensazione del mondo adulto, a volte più di una sensazione, di appartenere effettivamente a delle realtà diverse in cui la dimensione dei social costituisce l'universo, ecco, dell'adolescente, l'universo reale dell'adolescente, ancora più reale di quello che magari poi si vive quotidianamente nelle case. Ecco, sappiamo che in parte non è così, però è vero che trovare dei confini e in qualche modo anche educare i ragazzi a darsi dei confini è una delle sfide. Volevo chiedervi di tornare su questo tema perché appunto credo che sia un tema abbastanza sentito a livello di preoccupazioni. Ecco, poi magari appunto l'idea è di lasciare lo spazio ovviamente a voi. E, ecco, quindi volevo chiedervi di tornare un po' su questa. È uno dei temi che ci ha impegnato di più fisicamente, ricordo almeno.
e anche mentalmente, perché il problema, il con degli adolescenti in generale, con internet, che poi le conseguenze che può portare di chiusura, di apertura nei confronti degli adulti, quindi ogni adolescente poi reagisce in maniera diversa, però ci possono essere fenomeni di chiusura appositamente proprio causati, sì, dalla... Non solo nei confronti del mondo adulto, ma anche certamente, del mondo, sì, sì, in generale, del mondo, che del mondo, quello esattamente. Che forse anche preoccupa. Esattamente, sì, infatti del mondo in generale. E abbiamo parlato della grande potenza di questi mezzi, cioè dei grandi aspetti positivi comunque, i mezzi che la connessione può dare proprio agli adolescenti, quindi la possibilità anche di costruire relazioni, amicizie a distanza, o anche solo, mi viene in mente, lo studente che fa lo scambio con l'estero, l'Erasmus con l'estero, senza tecnologia non potrebbe parlare con i suoi amici, con la sua famiglia, quindi sicuramente c'è un grande fattore di positività nei mezzi. Certo, questa positività poi va a cadere in negatività quando diventa una realtà completamente a sé stante, quando diventa una realtà dove l'adolescente si chiude dentro in questa realtà, dove magari va anche a negare, va anche a nascondere alcune sue vere qualità, alcune sue vere doti per apparire qualcun altro, quando si costruisce un alter ego digitale quasi, no? Quello è l'aspetto negativo forse che è più emerso nel nostro dialogo, quando si va proprio a ledere l'identità dell'adolescente, quando è l'adolescente a ledere la nostra stessa identità, e questo molto spesso capita inconsapevolmente. Quindi il fatto che l'adolescente, per soddisfare dei bisogni in generale dei gusti anche della società, giustamente, per sentirsi accettato, accettata, cambia se stesso, non se ne accorge, crea esattamente un'altra identità. E questo poi può diventare una cosa, un elemento da cui dipende, da cui diventa succube, e evidentemente poi si chiude nel suo mondo, esattamente. Quindi il ruolo dell'adulto si complica ancora di più, già è complicato di per sé, figuriamoci con questo problema, ecco. Sì, io aggiungo anche che dobbiamo un po' stare attenti alle generalizzazioni. Io sono convintissimo che quando... Ti chiami? Angelica. Angelica. Ha un'esigenza di comunicare qualcosa di profondo, un problema o anche una gioia, non va sulla chat. Cerca una persona coetanea, più grande, più piccola, cerca una persona che le dia una carezza, che l'abbracci, che pianga insieme a lei, che le dia una pacca sulla spalla, ma dai, su, non fare così. Perché i ragazzi e le ragazze sanno distinguere il mondo virtuale da quello reale, molto più di noi, molto più di noi. Quando vogliono qualche cosa, una relazione autentica, cercano la relazione faccia a faccia, corpo a corpo. A volte trovano l'adulto che sta chattando e non ascolta quello che dice l'adolescente. Dice: ma scusa, cosa hai detto? È la terza volta che te lo dico. No, ma io ci sto lavorando. E quindi il problema dei social, che è un problema enorme, ma in gran parte è un problema nostro, cioè nel senso di gestione. Faccio due esempi. Allora vi dico subito che con i miei due figli, devo dire, i miei due figli sono due ragazzi straordinari, che conosce bene Emanuele, sono veramente due ragazzi eccezionali. Continuo conflitto è il telefono. Sul telefono. Nonostante abbiano avuto il telefono a 13 anni, prima non se ne è neanche parlato, a 13 anni, 13° compleanno, anzi il primo giorno di scuola di terza media, il telefono. E nonostante, devo dire, lo usino anche... modo, devo dire, abbastanza consapevole, però a tavola, vabbè. Però noi abbiamo continuato a dire ai ragazzi: non dovete stare tutto il tempo al computer. È arrivato il lockdown, gli abbiamo fatto fare 6 ore di DAD più i compiti al computer. È un po' di incoerenza, no? Allora va bene, lì va bene? Io non sto dicendo che la DAD fosse sbagliata, però li abbiamo mantenuti tutto il tempo davanti al computer. Altro esempio, il problema, un mio amico anni fa ha organizzato una conferenza dove mi ha invitato, ha dato un titolo bellissimo: l'adolescenza comincia da bambini. Perché è chiaro che se un bambino di 3 anni ha in mano uno smartphone per 3 ore al giorno, e poi questa roba più esplode nell'adolescenza. Ma un bambino di 3 anni non deve avere in mano uno smartphone, come un bambino di 3 anni non deve avere in mano le chiavi della macchina e guidare l'automobile. Ci sono alcuni oggetti che necessitano di alcune competenze legate all'età. Un ragazzo di 14 anni sarebbe perfettamente capace di guidare l'automobile. Non gliela facciamo guidare, giustamente.
Allora si può discutere, possiamo abbassarla a 16 anni, l'età della patente come negli Stati Uniti, va bene, però a 14 anni no. Io penso che la stessa cosa valga per questo strumento, proprio perché, questo colleghi anche neuropsichiatri no, lo stanno dimostrando, proprio perché manca di alcune competenze fondamentali che servono per poter usare questo oggetto. Un bambino di 3 anni non ci sarebbe neanche da discuterne, ma neanche di 7-8 anni. Quindi c'è proprio una gestione adulta di queste cose. Oltretutto in un mondo che noi non conosciamo, perché questi ragazzi conoscono queste tecnologie molto meglio di noi, tranne chi se ne occupa professionalmente. ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Colleghi insegnanti, cambierà tutto, eh? Ti chiami? Giulia, fammi un commento originale all'infinito di Leopardi. Lei è brava e lo fa per conto suo. ChatGPT in un secondo te ne sforna 10. Io sono rimasto sconvolto quando un mio studente, si chiama Matteo Leone, che tu conosci, Matteo, mi ha detto, allora, guarda, scrivi un commento all'ultimo libro di Mantegazza. In un secondo, una pagina. Scrivilo critico. Non negativo, ma facendo delle critiche. Beh, le critiche che aveva scritto erano critiche come se avesse letto il libro. E allora, che compiti diamo a casa? Come facciamo a dare il compito, fare il commento originale all'infinito di Leopardi? Capite che io non ho la risposta, però bisogna parlarne. Cioè, tra noi adulti, insegnanti, genitori, in particolare mi riferisco agli insegnanti, non possiamo far finta che queste cose non esistano. Il criterio di originalità. Sapete che basta prendere alcuni fonemi di un mio discorso, quindi basta andare questa sera a questa conferenza, uno prende alcuni fonemi, è semplicemente 4 frasi, 20 frasi, e mi puoi far dire quello che vuoi dalla mia voce, sintetizzandolo al computer. Quindi può domani uscire un audio in cui io dico le cose più tremende in favore del terrorismo islamico dette dalla mia voce. Questo sta ponendo enormi problemi ai tribunali. Perché arriveremo al punto in cui i video saranno perfettamente falsificati, anzi neanche falsificati, prodotti da zero, gli audio. Allora il problema è questo, cosa che a me non piace, mi preoccupa, però non è che posso cambiare, non è che posso dire da domani scompare tutto, perché non ho questo. Però posso lavorare con i ragazzi, no? E dire allora ragazzi, e io direi ad una classe seconda, la classe di queste due ragazze, io chiederei a loro, ragazzi, ma che compiti possiamo darvi che veramente vi appassionino, che veramente vi facciano crescere? Quanto siete disposti veramente a lavorare a casa sui compiti? Un'ora alla settimana? Va bene, un'ora alla settimana, ma quell'ora lì, vediamoli insieme i compiti. Cioè l'idea che il professore dà i compiti e i ragazzi li fanno, non era verissimo nemmeno quando era per tutti noi, nemmeno quando eravamo giovani, perché poi no, la copiatura, ma oggi non ha più senso. Però vediamo insieme, no? Ragazzi, dovete dedicare un po' di tempo a casa allo studio. Vediamo insieme, costruiamo insieme i compiti. Proviamo, vediamo cosa succede. Io sono convinto che i ragazzi avrebbero delle proposte che a noi non vengono in mente, magari usando anche queste tecnologie, oppure una volta no, dai ragazzi, stavolta carta e penna. Questa volta carta e penna. Mi sono convinto che uscirebbero delle proposte interessantissime, perché i ragazzi sono consapevoli di questa cosa e, essendo un pochino più dentro di noi, saprebbero anche spiegarci gli possibili elementi positivi. Se noi facciamo finta che questa cosa non esista, sì, è un gioco, no? Io ti do, d'altro canto, senza arrivare a ChatGPT, andate su Yahoo Answers. Yahoo Answers è questo enorme contenitore, tu metti una domanda, torni dopo 3 ore, c'è la risposta. Se volete essere sconvolti, guardate salute maschile e salute femminile. Il 99% sono sul sesso, l'80% sono di adolescenti, domande che, cioè, angoscianti rispetto alla sessualità, tutte rispetto a sono all'altezza, le mie dimensioni vanno bene, ho il seno troppo grosso, ho il pene troppo piccolo, una roba angosciante, veramente, pensando che vengono da ragazzi di 15 anni che le scrivono in rete. E poi andate su scuola, il nostro amico fa il liceo, metto la versione di latino, torno fra 2 ore, ho la versione tradotta. Prima ancora di ChatGPT, la traduco, la consegno, bravo, complimenti, hai trovato anche l'ablativo assoluto, dove c'era l'ablativo assoluto.
o faccio finta di niente o prendermi una nuova situazione. A me non piace questa cosa, però io non è che posso andare da Zuckerberg e dirgli piantala lì, perché non mi ascolta. Devo gestire la situazione. Ecco, un'altra tematica, poi magari su questi temi ovviamente torneremo a partire dalle vostre domande. Ecco. Un altro tema che volevo riprendere con voi invece è quello delle passioni, perché mi è sembrato un altro capitolo importante e sul quale avviare anche delle riflessioni. Sia perché poi c'è il capitolo sulla scuola in cui si dice che il luogo in cui meno si riescono a alimentare, a far nascere le passioni è la scuola, e questo ovviamente mi ha abbastanza inquietato e preoccupato. Però appunto appassionarsi a qualcosa, né? Nutrire passioni per non è semplice, ecco, trovare le passioni. Però appunto nel testo viene raccontato un percorso anche un po' insolito, un percorso in cui comunque il ragazzo ha dovuto anche un po' rivendicare la sua autonomia, il suo diritto di seguire la propria passione. Volevo proprio chiederti, dal mondo adolescente, ci sono le passioni sportive, c'è la passione musicale, come nascono queste passioni? No? Dove nascono queste passioni che la scuola non è riuscita a... che non riesce, o almeno parzialmente, poi non è sempre così, però appunto... quali sono i luoghi in cui si sente che da un incontro, da cosa? Ci sono secondo me tantissimi fattori che portano poi alla nascita di una passione vera e propria. Sicuramente uno di questi può essere dove il ragazzo o la ragazza, dove l'adolescente si rivede di più, cioè, vi spiego meglio, sembra molto generica come cosa, però dove si sente veramente a casa, diciamo così, dove si sente spesso se stessa, dove sente che può fare anche quello che vuole, non nel senso di senza regole, senza studio, perché comunque per suonare uno strumento musicale c'è bisogno di regole, c'è bisogno di studio, per giocare in una squadra di calcio c'è bisogno di regole, c'è bisogno dell'arbitro, dell'allenatore, eccetera, c'è bisogno di impegno, ma dove l'adolescente sa di essere in qualche modo padrone di se stesso, dove riesce ad esprimersi meglio, dove riesce a poi effettivamente a fare quello per cui veramente vola il tempo. Cioè dove secondo me riesce a perdere più tempo, nel senso che non si accorge che 2 minuti in realtà sono state 3 ore, 5 minuti sono stati in realtà 1 ora e mezzo d'allenamento, quello secondo me è veramente il momento in cui l'adolescente si rende conto che ha di fronte a sé qualcosa che può continuare a coltivare avanti, può continuare anche avanti a coltivare, ecco. E sicuramente nasce da tanti fattori, uno di questi sicuramente, però anche l'ambiente, quindi luogo di ritrovo con gli amici, con il luogo in cui crescere, o anche solo l'ambizione, per esempio, dell'adolescente di imparare uno strumento che fino a quel momento non aveva mai potuto suonare, insomma. Cioè sono tanti proprio, e forse è questo proprio il bello, che anche dal nulla, anche da una parola che la mamma e il papà dicono, l'adolescente può far nascere una passione, può anche dire ma sì, proviamoci, buttiamoci. E quindi anche da una battuta che magari una mamma o il papà dicono, ma sì dai, tanto se non trovi niente vai a fare danza, come accade nel libro del resto, e magari l'adolescente poi si butta e veramente va a far danza e scopre che è la sua passione. Cioè ci sono secondo me davvero così tanti elementi che possono portare l'adolescente a dire questa cosa mi può piacere, questa cosa mi può far star bene, perché è questo che cerca l'adolescente, essere felice, essere accettato, essere voluto, star bene in generale. Allora lì che trova veramente la passione, lì che trova la passione, e purtroppo difficilmente è magari una materia scolastica, è magari un storia, latino, un italiano, matematica, fisica, perché forse c'è un'idea troppo, mi verrebbe da dire, diversa della scuola, cioè c'è un'idea rispetto alla vita quotidiana, intendo, cioè c'è un'idea che scuola si entra, si prende voti, si va a casa, si è un'altra persona. C'è quasi una scissione, no? una spaccatura fra lo studente e l'adolescente vero. Quindi l'aspetto umano del ragazzo, della ragazza, in quanto adolescente, invece lo studente.
Sì, una cosa molto bella che ha detto Samuele poco fa è la questione del tempo, no? E quando tu sei nella tua passione, il tempo vola. Ecco, rispetto al tema della scuola, Angelica, devi appassionarti alla storia. Già devi appassionarti a quella che è la scuola di Vaslavi, che avrebbe definito comunicazione paradossale, no? Vuol dire uno, devi amarmi, funziona, devi appassionarti. Ma ammettiamo, no? Facciamo di tutto per far appassionare Angelica alla storia. Però il lunedì dalle 9 alle 10 e il mercoledì dalle 11 alle 13. Perché lunedì dalle 10 alle 11 devi appassionarti alla matematica, poi c'è un intervallo, e poi devi appassionarti all'inglese. Cioè, come se io, no, domani sera, una serata libera, metto lì, dico, bene, adesso ascolto un disco. Dopo un'ora suona una campanella, anche se non è finito il disco, devo toglierlo e aprire un libro di poesie. Dopo un'ora suona una campanella. Ma funziona così la passione. Non raccontiamoci storie. La struttura, al di là di tanti bravissimi insegnanti che sono nella scuola italiana, ce ne sono tanti bravi. Poi ci sono anche alcuni che probabilmente hanno sbagliato mestiere, ma ce ne sono tanti bravi. Però sono vittime anche loro di questo schema allucinante, l'orario. Io ho visto ragazzi vedere Schindler's List in tre lunedì, roba da dire a Spielberg, vieni qui e picchia tutti. Cioè, questo è stato un film di tre ore e un quarto. Schindler's List devi avere tutta una mattina, perché devi vedere il film, lasciare i ragazzi mezz'ora, Schindler's List, insomma, mezz'ora di... proprio mezz'ora di intervallo e poi fare un'ora di chiacchierata, devi avere 5 ore. E gli insegnanti cosa fanno? Vanno a mendicare dal collega, mi dai l'ora in terza B, che è umiliante, è mortificante per tutti. Eppure l'orario non si tocca. L'orario è l'orario. Quindi questo è un primo problema, cioè la scuola deve cambiare in questo senso. E si può, l'autonomia lo permette, ci sono dei colleghi, l'autonomia lo permette, si può fare, sperimentando, non così, domani cambiamo tutto, sperimentando. L'altro tema è proprio il tema della, insomma, appassionarsi alla scuola. Io amo la scuola, io lavoro nella scuola, io difendo la scuola sempre, soprattutto dagli attacchi gratuiti, dagli attacchi demagogici. Però, insomma, oggi un ragazzo, una ragazza, apre un giornale oppure apre un sito internet, cosa trova? Violenza nel Medio Oriente, ragazzi della sua età, un poco più grandi, che si giocano la vita e la carriera, scommettendo. A scuola nulla di questo entra, nulla. Cavoli, anche solo queste due notizie, una terrificante, tragica, Israele-Palestina, l'altro molto perturbante, perché stiamo parlando di giovani di 20 anni che avevano tutto, un sacco di soldi, che rischiano il penale, e non se ne parla. E allora capite che un ragazzo dice, ma io, a me interessa queste cose qui. E secondo me puoi farlo anche parlando di Virgilio, però devi essere bravo. Cioè, si può affrontare questi temi. Tema della morte, Seneca. E però devi capire che Seneca parla a 17 anni, no? E questo gli insegna. No, uno Seneca se lo legge a casa, o se lo va su Wikipedia a cercare chi era Seneca. Non è che la scuola non deve parlare degli antichi egizi. Io non sono assolutamente d'accordo su dire cancelliamo dei pezzi di storia. Però, come diceva Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea. Mi appassiona gli egizi perché gli egizi parlano, forse il popolo che si è posto in modo più forte alla questione della morte, perché io, oppure Leopardi, Silvia, una ragazzina nel fiore degli anni che muore, e tutti i ragazzi a 15 anni ogni tanto gli viene da dire, cavolo, poteva succedere a me invece che a Silvia, no? E Leopardi ci ha raccontato la storia di questa adolescente, lo ha fatto da Leopardi, lo ha fatto da grande poeta. Quindi un po' questo, no? Cioè, se la scuola propone modelli che non intercettano le emozioni dei ragazzi, non si appassionano, si studiano, prendono anche dei bei voti, vanno bene, si comportano bene, però attraversano la scuola. A me ha colpito moltissimo durante il lockdown, secondo lockdown, è stato terrificante per i ragazzi, secondo lockdown veramente è stata una roba spaventosa per i ragazzi, perché il primo c'era comunque questo senso di solidarietà, la novità della DAD, la primavera, che non è poco, no? Il fatto che si andava verso l'estate. Il secondo li ha veramente messi KO. Io ho fatto con una mia collega un progetto d'ascolto di 3 gruppi di adolescenti in 3 scuole, una di Napoli, una di Firenze e una di Piacenza. Ascolto voleva dire, io e la collega apriamo una stanza virtuale, eravamo solo noi e i ragazzi, avevamo 3 presidi molto coraggiosi, e i ragazzi potevano dire tutto quello che volevano. Ed è emerso una sofferenza che mi veniva l'angoscia.
quando chiudevo il collegamento. Una ragazza di un liceo di Napoli ha detto, il liceo classico di Napoli, una ragazza che ha tutti 9 e 10, mi ha detto, per me andare a scuola è come andare dal dentista. Io ci credo che mi fa bene, però non ci vado volentieri. E cavoli ragazzi, ma come dentista. Cioè proprio una che ha tutti 9 e 10, quindi non una ragazza che diceva, a tutti gli anni c'ho il debito, i miei si arrabbiano, no, no, una che sul piano scolastico era una ragazza con altissimi voti, però ci vado, ma non chiedetemi di andarci contenta, non va bene, una scuola così non va bene, perché non funziona, perché quei 9 e 10 sono come l'otturazione, sono come l'impianto, sì, va bene, la scuola non può essere questa cosa. Con tutto il rispetto per i dentisti, forse nessuno va dal dentista volentieri, e a scuola però deve essere un'altra cosa. Cioè l'idea che la scuola sia il più bel posto dove voi ragazzi e ragazze possiate pensare di passare le vostre mattine, dobbiamo crederci noi adulti. Cioè che un ragazzo di 16 anni sia felice di andare a scuola, è possibile. È felice di andare a basket, magari facendosi anche gli esercizi, gli allenamenti, magari giocando anche poco, è felice di andare a suonare la batteria, magari per 5-6 persone, senza il pubblico che hanno i Maneskin. Non deve essere felice di studiare la storia, leggere le poesie, e cavoli. Siamo noi però. Ed è questo che mi rattrista, che siamo noi a pensare che la scuola è un male necessario. Ragazzi, chiaramente che poi ci credono, insomma. Allora, io mi fermerei qui perché abbiamo toccato diversi temi. Magari appunto si possono riprendere anche approfondendo, anche portando al proprio punto di vista. Per cui lascerei la parola alle persone presenti che possono intervenire su questi temi o su altri di vostro interesse. Silenzio. Parlavamo prima. Vabbè, rompo il ghiaccio. Intanto io insegno adesso liceo, non sapevo niente finché una mia collega, finché mi è arrivato, ho letto Banfi, stamattina continuo a girare, ma lo conoscete? Qualcuno mi ha detto, ah sì, è l'uno di quell'altra. Sì, a tutti e quattro, prendo un sacco di note. Tutt'altro, anzi, lui lo sa, cioè almeno un suo professore che è rimasto un po' male perché non ha saputo per tempo di questa serata, perché sennò sarebbe sicuramente venuto. E infatti penso che valorizzeremo questa presenza a scuola, sennò non capisco che cosa dovremmo valorizzare. Quindi la prima osservazione che mi viene da fare è: sei bravissimo, io per me sei già maturato, è vero? Penso. Ed è la seconda volta questa settimana, perché ero da un'altra parte 2 giorni fa, e i ragazzi più o meno di questa età che dovevano raccontare un'esperienza che avevano fatto, e l'ho ascoltato e ho detto, ma caspita, ma come sono bravi. Quindi alla fine questa scuola, comunque sia, forse lui è un po' la punta dell'iceberg, no? Il pensiero che mi è venuto è quanto sono importanti le parole, quanto lui nel percorso che ha fatto ha potuto lavorare con le parole, perché in realtà lavorando in quella scuola su tanti indirizzi diversi, su età diverse, il problema a volte è che mancano le parole. Cioè il problema più grosso è che succedono tante cose dentro, e non è che i ragazzi sempre soltanto non vogliano il dialogo, e che anche il dialogo tra sé e sé è difficile. E questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. L'altra cosa è, ma io spero tanto che a scuola qualche volta si appassioni, se non mi viene da piangere. Ma non è tanto, no, anzi non mi viene da piangere, perché io penso che qualche volta si appassionano per davvero. Avevo letto un tempo fa una lettera di Ilman, che aveva scritto ai professori, qualcuno la conosce sicuramente, dice due cose, che
Intanto che imparare e insegnare sono le cose più naturali del mondo. Gli esseri umani da sempre imparano, insegnano, imparano, insegnano. Quindi non dovrebbe essere un problema, non dovrebbero farci corsi. Una volta che noi abbiamo un sapere e ci piace, è naturale trasmetterlo a qualcun altro, sarà naturale accorgersi che c'è qualcuno a cui piace, no? E quindi sarà ad ascoltarlo. Però il tema fondamentale che ha a che fare con quel discorso degli orari è, ed è il secondo argomento, la serendipità, cioè la possibilità che le cose succedano un pochino per caso, cioè che si senta di che cosa c'è bisogno in quel momento e che si vada a esplorare quello che è necessario in quel momento. Questa cosa fa soffrire i ragazzi quando manca, però devo dire che fa soffrire anche noi adulti, quindi non so se il problema è essere come insegnanti o non essere all'altezza, forse è veramente tutto il sistema che non funziona, perché alla fine io non so se tutto questo essere, come dire, un po' intruppati efficientemente alla fine faccia più competenze, più poco. Ah, certo, io faccio questo esempio. Questa mattina ho fatto la mia prima lezione ai miei nuovi studenti di Torino, insegnato a Torino, Università Salesiana, Scienze dell'Educazione, 30 ragazzi e ragazze del primo anno. E io ho presentato un po' il programma e poi l'esame, la valutazione. E ho pensato, e gliel'ho detto, noi stiamo insieme 36 ore nel semestre. Io sto con voi fisicamente 36 ore. Però poi dovrei valutare ciascuno di voi per la mezz'ora dell'esame. Va bene, cioè è un elemento, ma io sto con voi 36 ore di lezioni molto dialogate, di lezioni molto... E perché mi devo limitare lì? Perché il momento della valutazione deve essere così nettamente scorporato dall'esperienza che facciamo insieme? Perché deve valere 100? Io non dico che l'esame debba valere 0, debba essere abolito, ma perché deve valere 100? Cioè perché pensiamo, spiego, studi, interrogo, valuto? Sì, ma anche no. Ma si fa una discussione, si fanno queste cose qua nelle scuole, no? Si fa una discussione, valuto un tuo intervento, vivo insieme a te e poi costruisco, prendendomi la mia responsabilità, i voti li dà il professore, però fatti così i voti vengono anche sdrammatizzati, perché si costruiscono insieme. La seconda cosa che mi viene da dire, poi do la parola, scusami, Samuele, la seconda cosa che mi viene da dire è tutto questo è dentro la relazione educativa. Cioè io voglio impararlo da te prof, dal mio prof. Io ho avuto degli insegnanti che veramente potevano insegnarmi anche le pagine gialle, le avrei imparate, perché avevano una capacità di entrare in relazione con ognuno di noi. Io ho avuto molta fortuna, devo dire, soprattutto al liceo, perché ho trovato molte figure di quelle indimenticabili, che erano incredibili, parlavano a 25 ragazzi e ognuno pensava sta parlando a me, in questo momento sta parlando a me. E lì allora è chiaro che poi chi appassiona la materia, poi c'è chi la materia lì poi non l'ha portata avanti, ma è la relazione, tutto dentro la relazione. Voglio impararla da te questa cosa, perché altrimenti potrei impararla tranquillamente da un sito internet, no? Non allo stesso livello di profondità, non è la stessa cosa, certo, però io penso che sia proprio questo, la mediazione, no? Il fatto che, per esempio, io consiglio sempre agli insegnanti: raccontate ai vostri ragazzi perché insegnate matematica. Cosa vi piace della matematica? A 19 anni vi siete iscritti a matematica, no? Perché? Perché un 19enne si iscrive a matematica? Cosa vi piace? Cosa non vi piace? Ditelo, cosa non vi piace della vostra materia? Ci sarà qualche cosa o vi piace un po' meno? E questo è bellissimo perché fa vedere ai ragazzi che siete professionisti, ma avete voi la passione. A volte ho conosciuto insegnanti che hanno detto: ma a me non è che piace la mia materia, però insomma non è bello, no? Non è bello che proprio perché passano queste cose ai ragazzi, passano anche se non glielo dici, no? C'è l'insegnante che si entusiasma per Ungaretti e quando spiega D'Annunzio magari un po' va bene, deve spiegare bene anche D'Annunzio, l'esempio non è fatto a caso, nel senso che è un esempio di quelli che piacciono a me o non piacciono a me,
ma va bene, i ragazzi vedono che si può amare D'Annunzio o amare Ungaretti o non amare, dico odiare, ma non amare Montale, va bene, no? Lo facciamo lo stesso, lo studiamo bene, ma questo prof qui si vede quando spiega appunto gli ermetici, si esalta ed è bello, no? Perché vuol dire che posso amare un elemento di una cultura come si ama una persona, come si ama un tramonto, come si ama un momento della propria vita. Sì, infatti, ricollegandomi a quello che ha detto adesso Raffaele, c'è proprio questa cosa che i prof hanno, molte volte non lo sanno, però hanno un potere veramente di influenza sui ragazzi. Ma questo potere di influenza non è dato dall'autorità, cioè dal voto, dal fatto che può essere il ragazzo può sentirsi interrogato, valutato sempre, ma è proprio questa capacità che diceva anche lui di uscire dalla mera lezione frontale, dal io sono il prof e voi siete lì, da far capire che anche comunque il professore ha un'identità, è un umano, e quindi, come diceva giustamente, far capire per esempio che Leopardi piace di più da spiegare rispetto ad un altro, è sicuramente un fattore che influenza poi anche lo studente, perché sente proprio il modo diverso in cui il prof si approccia proprio a quello che sta spiegando, e quindi magari con Ungaretti sarà un po' più freddo perché è un po' più distaccato, con Leopardi invece emerge quella dimensione umana del prof, che magari si eccita anche che sta spiegando, sta leggendo la poesia. E questo agli studenti fa bene, fa veramente un mondo di bene. Quello che dicevo anche io prima della separazione troppo netta che c'è tra la quotidianità e lo studente, no? È forse la cosa che ammazza di più l'identità degli studenti. Cioè proprio entrare in una scuola e dire sono entrato in una scuola. Cioè dire, non dire io sono entrato in una scuola e mi sto relazionando con degli umani, delle persone che hanno le loro complicazioni nella vita, che hanno studiato una materia, che stanno spiegando qualcosa per appassionarci, ma entrare in una scuola e avere un prof davanti che parla, spiega, che interroga e basta. Quindi questo secondo me è proprio l'aspetto più veramente utile. Rispetto al discorso del potere degli insegnanti, faccio solo un esempio, scusi. Io ho avuto un professore di filosofia al liceo fantastico, si chiamava Aldo Tonini, persona straordinaria. A Fermi di Cantù, che sono quelle zone lì, e amato da tutti, ma proprio non c'era nessuno che andasse male in storia e filosofia, non era possibile non studiare. Io poi ho fatto filosofia, e quindi insomma, e lui aveva questo gesto, mentre interrogava si portava il dito alla bocca e lo mordicchiava. Io quando ho cominciato a insegnare mi sono accorto che lo facevo. Ed è una cosa di una tenerezza disarmante, no? Che a un certo punto mi sono accorto, ho pensato, questo è il gesto di Tonini. No? E chiaramente nel momento in cui me ne sono reso consapevole ho smesso di farlo, perché però ho pensato, ma sì, perché poi no, freudianamente, però ho pensato, ma tu guarda, no? Quell'uomo lì quanto mi ha formato al punto che inconsciamente copio un suo gesto, piccolo tic. Ed è bello, e vuol dire che anche rispetto... Ecco, io credo che oggi un ragazzo o una ragazza può avere lo stesso imprinting positivo da un professore molto più che da un influencer. Copierebbe inconsciamente il gesto di un professore molto più che quello di un influencer. Perché il professore ce l'hai lì, è carnale, ce l'hai lì. I ragazzi notano come ci vestiamo, che scarpe mettiamo, se cambiamo pettinatura, che macchina abbiamo. Ed è molto bello. Io... Qualche anno fa gli studenti della Bicocca, molto ingenuamente, hanno aperto un blog studenti Bicocca. E molto ingenuamente dico perché l'hanno reso pubblico. Chiaramente tutti noi professori andavamo a leggere quello che scrivevano su di noi. No? E io, è stato divertentissimo, perché su di me facevano il toto cravatta. Siccome io ho molte cravatte, facevano le scommesse, appunto, le scommesse su che cravatta avrà domani il professor Montegazza. Allora un giorno sono cravatta con Topolino e Pippo apposta per dire, voglio vedere adesso ragazzi chi ha vinto. Però ho detto, ma pensa, che bello, no? Che bello, notano questa cosa, vuol dire che mi guardano, vuol dire che prendendomi in giro per la cravatta c'è una relazione. E magari di quello che passa per strada la cravatta non la noti, no? Perché non è il tuo professore. È lì che c'è la differenza proprio rispetto a relazioni non significative. Scusa, c'era il signore forse? Sì, volevo portare l'esperienza di miei due nipoti, io sono nonno.
2020-2021 in parte l'ha fatto a casa, no? Liceo linguistico, mia nipote che quest'anno ha 20 anni, e liceo scientifico, mio nipote che quest'anno ha 18 anni. E discutendo in casa sono venuti a conoscenza di una scuola parentale in provincia di Brescia. L'hanno adottata e sono rimasti gran parte, rimanevano in un appartamento assieme agli altri studenti vicino dove c'era la scuola, ma era un appartamento. Sono rinati, è impostato tutto sul dialogo, su esperienze esterne con la natura, eccetera, eccetera. Purtroppo, per mancanza di allievi l'anno dopo, gli insegnanti hanno dovuto, è saltata quell'esperienza, però l'hanno trovato a Milano, vicino alla stazione centrale, e hanno detto, insomma, era meglio a Brescia. Ecco, mia nipote, anche che è andata a fare gli esami pubblici quest'anno alla maturità al Penca, perché nel frattempo hanno cambiato indirizzo. E al Penca, pieni voti, ma perché è subentrata in lei, ma anche in lui, l'amore per lo studio, l'amore, la curiosità, eccetera. E pieni voti. E il mio nipote quest'anno va a Vergiate. C'è un'altra scuola parentale, molto, lui dice, ma decisamente migliore rispetto a quella di Milano. Ma perché c'è un rapporto, c'è un dialogo con gli insegnanti, sono pochi, 5-6 per classe, e un dialogo, un'amicizia direi, ma anche con gli altri allievi. E sono rinati, io direi sono rinati anche e hanno la curiosità, l'amore per lo studio e anche per i rapporti con i propri compagni o compagne di scuola. E stanno nascendo, direi, ovunque queste scuole parentali. Poi chiaramente che devono fare l'esame pubblico, perché non sono riconosciuto l'esame una scuola statale o una scuola riconosciuta, privata riconosciuta. Sì, dunque, ma veramente, veramente è stato, e c'è l'esperienza. Dove siamo? Qua? Siamo a Merate. siamo a Merate. Non so, Bagagera. Qualcuno la conosce, no? Sì, sì, sì. Questa insegnante di Brescia ha formato un corso formativo per insegnanti e per allievi per scuole parentali. E una volta al mese si trovano a Bagagera. E mio figlio e sua figlia, mia nipote, e sono dei coordinatori. C'è addirittura una che arriva da Roma per queste scuole e altre dall'Emilia Romagna. Quindi fanno chilometri e chilometri per stare e spendono, perché devono stare lì almeno 2 giorni, cioè da venerdì sera a domenica sera. Dunque, le scuole parentali, come forse sapete, in Italia sono state introdotte dalla riforma Gelmini, no? Dopo la riforma Gelmini di fatto non c'è più l'obbligo di scolarizzazione,
cioè non c'è più l'obbligo di frequenza nella scuola. Io, al di là dell'esperienza raccontata dal signore, che naturalmente non conosco, sono sempre stato estremamente critico. Ma non perché non ci siano esperienze positive come quelle raccontate, ma perché io credo che la scuola pubblica, o comunque qualificata, cioè la scuola dove tanti ragazzi diversi, di provenienza diversa, culturale, linguistica, religiosa, sia un valore aggiunto. Quindi io credo che questa passione che i ragazzi hanno trovato sarebbe bello trovarla nella scuola. Certo, dovrebbero stimolare, esatto, la scuola. Esatto. Dovrebbe essere uno stimolo per la scuola. Per la riforma della scuola, esatto, pubblica. Sì. C'è proprio un problema, perché il rischio è davvero poi di fare delle piccole esperienze dove però manca anche la dimensione della socializzazione. Conosco persone a provincia di Cuneo, mi hanno detto, ma qua stanno nascendo le scuole parentali dovunque. Va bene, grazie. Prego. C'era... Io volevo, cioè non è proprio una domanda perché sono un po', non ho tanti temi insieme, però se da giovane riesci un po' a dare una lettura, io difendo la scuola, cioè dentro nel mondo poi la critico da migliorare, tutto quello che si vuole, per l'amor del cielo. Però se mi allontano un attimo spesso e guardo la società e guardo i problemi, io credo che la scuola sia veramente unico barlume sociale di accoglienza, di regole, di contenimento, di espressione. In realtà mi viene da difenderla. Se guardo, cioè se esco da scuola, e quindi quando sei dentro la critica, però se guardo i ragazzi dal treno in giro, così dico, per fortuna c'è ancora la scuola. La scuola in realtà tiene, io non mi sembra che tutto il malessere, cioè la domanda, il malessere arriva davvero dalla scuola o c'è qualcosa di più grosso nella società di cui social, questa spietata cultura verso il soldo, verso l'essere belli, perfetti, fare soldi, che non arriva dalla scuola. Quello che dico, il malessere che c'è adesso tanto nei ragazzi, davvero arriva dalla scuola o forse da altri ambiti? E questa cosa appunto famosa del dialogo così... sulla scuola, poi tutto quello che avete detto però riguarda le scuole, il dialogo, così nei licei è facile. Bisogna anche riconoscere che ci sono delle scuole tecniche dove uno poverino può avere la passione per la storia e la letteratura, ma poi deve imparare al torno a fare il meccanico, dove una cosa può essere bella, ma se deve imparare i sistemi tecnici di alcune macchine, inevitabilmente ci sono delle cose che non sono passione, ma non le trovo così negative. L'importante è che ci sia qualcosa che fa passione e qualcosa che è sacrificio, lo imparo perché è utile, non mi sembra negativo. Così come non mi sembra negativo avere delle figure a volte che non sono perfette. Secondo me insegna anche quello. L'importante è avere alcune figure buone, positive. Quindi la domanda era, ma davvero è lì il problema? E come si fa davvero a entrare un po', cioè far sì che i ragazzi riescano a guardare il positivo, che è l'altro tema che mi sembra tutto un mondo dove si critica tutto, ma solo il linguaggio a volte è nauseante per la critica che viene sempre posta. Forse manca positività, appunto, dire anche bene della scuola. Scusa. Niente. Sarebbe veramente riduttivo dire che la scuola è il luogo dove, esattamente come stava dicendo lei, c'è il luogo della malavita, no? Cioè il luogo dove emergono tutti gli aspetti negativi dell'individuo, cioè sarebbe troppo riduttivo. Sicuramente è, secondo me, per gli adolescenti, un insieme di fattori, come ha specificato anche lei, cioè non è solo la scuola, assolutamente. Non è la scuola... Quando sei dentro al sistema scolastico, forse proprio perché è quella cosa lì, quell'universale in cui tu sei dentro, da cui ti senti limitato, che lo studente dice, il problema è la scuola. Però effettivamente poi quando poi esci dalla scuola, ti accorgi che, come stava dicendo lei esattamente, il problema allora forse non è solo la scuola. Cioè non è sbagliato dire che la scuola è il problema.
come ha detto anche lei giustamente, che la scuola è molte volte, e sono d'accordissimo, uno degli punti bianchi, insomma, di questa società, no? Quindi quel effettivamente comunque che la scuola non è un sistema da attaccare e basta, è anche da valorizzare sicuramente, perché come stava dicendo lei insegna l'etica dell'impegno, del lavoro, e giustamente non tutto ci può piacere, tutto deve passare per forza per un lavoro sistematico, per l'impegno, eccetera. Non è solo la scuola che l'adolescente può e deve attaccare, ma in generale è un insieme di fattori che portano poi l'adolescente anche a vedere principalmente nella scuola il problema, secondo me. Quindi il fatto che tante i social, tante realtà poi vadano a ripercuotersi nella scuola, quello è inevitabile, perché lo studente passa più di 6 ore al giorno, più di 6-7 ore al giorno a scuola. Quindi non è tanto, secondo me, solo un problema della scuola. Valorizzata per i suoi aspetti positivi, certamente ci sono alcuni aspetti che lo studente tende più a puntare, a cui puntare il dito contro, insomma, e che costituiscono delle problematiche, ma comunque ci sono degli aspetti positivi, esattamente. Quindi sì, la risposta è sì, cioè la scuola non è solo il luogo della negatività, ecco. Ci sono tanti fattori che contribuiscono, esattamente. Poi che si manifesti di più nella scuola, secondo me, è effettivamente una cosa reale, cioè sinceramente non so neanche io dire il perché di questa manifestazione così evidente nella scuola, no? Però sicuramente sì. Io distinguerei anzitutto due mondi, il mondo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e il mondo della scuola secondaria, primo e secondo grado, che guarda caso oltretutto prevedono anche due figure professionali diverse. C'è una persona che vuole insegnare scuola dell'infanzia e la scuola primaria, si iscrive a scienze della formazione primaria. Quindi fa 5 anni, 5, è l'unico, insieme a medicina, l'unico corso di laurea ad avere ancora, non è il 3 più 2, nella scuola, non sto dicendo che nella scuola media e superiore non ci sono bravi insegnanti, non è vero, però è un modello diverso che purtroppo molto spesso importa proprio dalla società quegli elementi che sono negativi, la competitività, mettere i ragazzi in competizione tra loro. Io vedo ancora dare voti come uno, ma che voto è? Ma diamo ancora gli uno? Ma crediamo ancora che dare uno sia motivante per un ragazzo? Che senso ha? Meno due, sto io in un liceo, meno due, in una versione di greco. Meno due non è un voto, meno due è un'umiliazione. Allora, la scuola, io quando esco dalle classi dico sempre la stessa cosa che diceva lei. Certo che se non ci fosse neanche la scuola saremmo alla catastrofe. In alcuni, io ho lavorato anche in alcuni quartieri particolari dove dico qui se chiudiamo la scuola basta, la malavita, la camorra, l'unico punto su cui la malavita non ha presa è la scuola, dove il figlio del boss e il figlio dell'ultimo hanno lo stesso trattamento, quindi per carità, anzi bisognerebbe triplicare triplicare i finanziamenti, però davvero questo modello sta andando in crisi. Noi siamo comunque il secondo paese in Europa per l'abbandono scolastico, e questo è un dato grave, gravissimo. Poi non si risolve parlando male della scuola a priori, per carità, io non lo faccio, però dobbiamo renderci conto che c'è un problema di identità della scuola, che nella materna, nella scuola dell'infanzia, nella primaria ha ancora una sua forza, e che poi cambia tutto, i ragazzi diventano più grandi, pongono problemi diversi, per carità, però bisogna ripensare, io penso che dobbiamo ripensare, riformare in modo serio tutto il segmento che va dagli 11 ai 19 anni, cominciando dal riordino dei cicli. Non è più possibile avere una scuola media che finisce a 14 anni. È con qualunque psicologo, studente di psicologia del primo anno che abbia dato psicologia dell'età evolutiva, direbbe: noi non possiamo continuare a spezzare la preadolescenza dei ragazzi facendoli scegliere la scuola superiore a 14 anni. Bisogna cominciare a cambiare i cicli. Cosa vuol dire? Non lo so, dato canto che la scuola media unica condannata se la sono inventata, nel 72-73 si è riformato tutto, si fanno 2 anni di sperimentazione, anche da domani mattina cambiamo tutto, però questo è il primo punto.
cominciare a dare continuità alla preadolescenza. Io lascerei tranquilla la fase, la fascia 3-11, cioè l'infanzia, perché tutto sommato la prima infanzia, la primissima infanzia dai servizi, la prima infanzia dalla scuola dell'infanzia, la seconda infanzia dalla scuola primaria, e poi bisogna ripensare la struttura. Però, ora che ci arrivino, perché non ho sentito un ministro, uno, negli ultimi 20 anni, osare, no? Dire, ma forse potremmo... No, perché metti le mani in un vespaio? Perché è complicatissimo. Devi riformare le figure professionali. Ho capito, vabbè, lo fai, no? Che cavolo, lo fai? Nessuno pretende di farlo in una settimana. Ti dai 5 anni, il tempo di una legislatura, per implementare una riforma. Nel frattempo, però, possiamo fare anche qualcosa di diverso tra noi insegnanti, no? Quindi non che la scuola sia uno degli ultimi baluardi della democrazia in questo paese, assolutamente sì, però è anche un posto dove ci sono tante sofferenze, a volte non legate alla scuola, ma che la scuola in qualche modo, non dico acutizza, però non aiuta a risolvere. Fa fatica anche ad intercettare. Ma c'è mancanza anche degli insegnanti e classi con 28 ragazzi. Certo. C'è anche questi problemi. Sono. C'è anche una... Neanche insegnanti di sostegno, ma mancano insegnanti di sostegno. Scusi, diamo la parola al signore. Volevo trattare due temi, cerco di essere... Primo è sempre ancora legato alla scuola ed è questa cosa di cui parlavamo prima dell'ansia per il voto, no? Che in verità un po' c'è sempre stata, però una volta la scuola era anche un po' diversa rispetto adesso, no? Era molto più improntata sulla nozione, sul dovevo sapere una cosa, dovevo ridirla, e questo era un voto. Adesso invece io sono un insegnante, anche tra i colleghi, c'è molto più questa ricerca del vedere come avviene l'apprendimento, più che, cioè io cerco di valutare l'apprendimento più che quello che tu mi vieni a ripetere dopo, no? Che ha a che fare con le competenze, con le abilità, con ancora un po' con le conoscenze, che certamente sono indispensabili, anche se adesso, come dicevamo prima, con un click la conoscenza la prendo, poi però devo essere in grado di manovrarla, no? E quindi questo è nella scuola questo fatto di avere l'ansia a me sembra comunque aumentata per i ragazzi sono molto attenti al voto, molto più di quanto mi sembra di ricordare lo fossi io, e quindi io non riesco a capire da cosa nasce questa ansia, considerando appunto che dalla scuola invece arriva tutto un altro messaggio, no, a me interessa che tu impari, non che tu prendi un bel voto. Questa è la prima cosa, poi dico subito l'altra così rispondete tutte e due. La seconda cosa invece è esula dalla scuola ed è vorrei tornare al dialogo adulto ragazzo o ragazza. A me sembra di capire che ci sia come una chiusura, a volte cioè io la vedo dalla parte dell'adulto, quindi la chiusura la vedo nell'adolescente, però potrebbe anche essere il contrario. Che è questo, che io da adolescente dico no, io non ti dico, non ti voglio parlare perché tu non conosci quello che succede tra noi giovani, io so di me e di tutti quelli che conosco attraverso i social che sono migliaia e io so come la pensiamo noi e tu non sai come la pensiamo e non riesco neanche a spiegartelo perché tu non sei dentro, no? Però a volte questo avviene anche in alcuni temi che sono, come dire, universali. Prima avevo detto l'amore, che ne so, la paura di deludere, qualsiasi cosa che da milioni di anni probabilmente sono sempre state le stesse. No? Io dico, ma guarda che io su quello potrei aiutarti, no? Perché non riusciamo a dialogare almeno su quelle cose che sono universali? E invece io trovo che è difficile proprio aprire il dialogo anche su queste cose, no? E l'adulto, secondo me, ce la mette, forse come se ci fosse della supponenza, non lo so, da parte dell'adulto, e quindi c'è la chiusura dall'altra parte. Però tutto sommato ci potrebbe essere un dialogo
su alcuni temi, e la chiusura rende questa, questo non dialogo molto frustrante, secondo me, da parte dell'adulto. E non riesco a capire invece dalla parte del, dell'adolescente come, come viene vissuto. Due cose, io proprio no, sull'ultima cosa, io credo molto nel raccontare. Cioè, quando io ho raccontato ai miei figli un paio, non tutte, un paio di stupidate che ho fatto al liceo, non tutte, c'è un limite, ho proprio visto e dire, vabbè, ma allora anche tu, ma sì, ragazzi, poi se le fate voi vi sgrido, non è che pensate che mi ricattate. Però ragazzi, anch'io ho preso in giro l'insegnante, ho rischiato di la sospensione perché l'ho preso in giro, perché mi veniva, perché ero stupido, perché ero, però mi veniva da farlo, quindi non va fatto, io ritengo che dovessi essere punito, non mi hanno sospeso, hanno fatto male a non sospendermi, però l'ho fatto, quindi proprio raccontare il primo amore, raccontare la volta in cui ci si è sentiti emozionati, no? Il primo concerto del gruppo, proprio far vedere che abbiamo vissuto nella nostra adolescenza, che è diversa dalla loro, ma appunto ci sono questi temi trasversali. Sul voto dico solo una cosa: stamattina questi ragazzi di scienze dell'educazione avevano parlato di questo tema, la studentessa mi ha raccontato la seguente cosa. Allora vado a scuola, faccio la prima ora, vengo interrogata, al momento vabbè, vengo interrogata, passano, mi dimentico l'interrogazione, l'insegnante non mi comunica il voto, a me sembra andato non benissimo. Alla quarta ora ricevo una telefonata da mia mamma, arrabbiatissima, perché ha visto sul registro elettronico che avevo preso 4 e mi ha sgridato al telefono mentre stavo mangiando la brioche dell'intervallo. E poi i ragazzi sono in ansia. Vai, ma lasciamola un po' in pace. Primo, sul registro elettronico, collega, la puoi mettere anche a luna il voto. Lo sai che i genitori vanno a guardare. Poi metterla, non dico il giorno dopo, puoi metterle anche a luna. Secondo, mamma, non è che ha ammazzato nessuno, ha telefonato i carabinieri che dicono che ha ucciso qualcuno, ha preso 4. Però capite, anche qui, no? Quando io prendevo un'insufficienza, me ne sono presa anch'io, soprattutto in matematica, facendo il liceo scientifico, non ero per il massimo, no? E un paio anche in latino, stranamente, ma insomma, il calcolo era, allora, a chi lo dico per primo? Alla mamma. Porca miseria, stasera ho l'allenamento. Se io lo dico a pranzo, magari salta l'allenamento. Però ce la faccio a tenere il senso di colpa fino a dopo. E si cresceva così. E oggi te lo dice già il registro elettronico. Ci scatta una spia nel cervello. Chiudiamo sti maledetti registri elettronici, aggiorniamo il dovere, ma usiamoli come strumenti e come genitori. Lasciamo. Mi viene anche da dire, voi non ascoltate quello che sto per dire. Chiudete le orecchie. Ma dica, hai preso 7 fino a domani, così stasera ti fa uscire con gli amici, domani gli dici scusa, ti ho detto una bugia, ho preso 4, si cresce. Ma no, perché poi se lo fate le vostre mamme, poi telefonano a me e dicono tu hai detto quella sera. Non posso neanche bigiare. Allora, marinare poi dipende dalle regioni. No? Io credo a un certo punto, con tutto sto controllo su sti ragazzi, ragazzo a scuola deve stare bene, deve essere sano, si deve prendere i suoi 4, le sue note, tornare a casa e trovare il genitore che si arrabbia perché abbia 4 l'ha tenuto nascosto, e si cresce così, no? Cioè questo continuo, sempre aggiornati, la media matematica, i cosi lì, i software che metti il voto ti fanno la media matematica aggiornata, quel voto ti dicono se prendi 6,12, ma non è scuola quella roba qua, è una contabilità inutile sul piano didattico, totalmente inutile. Allora mi viene da dire, guarda, l'interrogazione è andata bene, adesso sul numero, poi vediamo, tanto il numero te lo dico, no? Però l'interrogazione è andata bene, oppure no, guarda, ti risento domani, lasciamo stare un attimo le foto, ti risento domani, prova a ristudiare questa cosa, se no diventa, altro che stati d'ansia, poi scusami, la parola, all'università abbiamo gli algoritmi che quando lo studente prende 27, il registro elettronico ti dice... Se tu ti laureassi in questo momento avresti 108,225, la tesi può aggiungere 0,5. Ragazzi, ma non ha mica senso. Io dico a un certo punto, e noi in docenti a volte ci troviamo nell'impossibilità di dare dei 110 perché l'algoritmo dice 109,4. Allora,
non dovrei dire. Qualche collega ha trovato il modo di, insomma, a vantaggio dello studente, forza, però non puoi modificare le medie, devi modificare il voto di laurea, devi chiedere al correlatore. Ragazzi, ma stiamo parlando di un 110, che non è la soltanto, è un 110 lode, no? È il momento conclusivo di un percorso che può prevedere anche un 18 in un esame, però capite, cioè, altro che ansia. Cioè, mette l'ansia anche, immagino, agli insegnanti che vorrebbero valutare serenamente. Perché poi c'è il genitore che dice: lei ha fatto 3 interrogazioni, invece la figlia di mia cognata, che va in terza B, ne ha fatte 4. Ed è, tutti sono in ansia. Allora, se tutti stiamo male, proviamo a cambiare il sistema. Perché tutti, ragazzi, genitori, gli insegnanti più attenti, più preoccupati per i ragazzi, stanno male, proviamo a cambiare il sistema. Non so come, però proviamo a cambiare. Vabbè, ci sono le scuole che hanno deciso quest'anno di non dare il voto di primo quadrimestre. Chapeau. Facendo una sperimentazione, seguiti dai miei colleghi della Bicocca, non una roba così, ci alziamo una mattina, sperimentiamo, documentiamo, con dietro dei colleghi che faranno, e vediamo cosa succede. Proviamo, no? Proviamo. Io penso che sarà un ottimo... Comunque proviamo, muore nessuno. No? E l'idea è, dopo il primo quadrimestre, io ti convoco e facciamo una chiacchierata. Non ti dico ai quattro, ti dico: allora, vediamo un po', secondo te come sei andato in matematica, questa verifica, vediamola insieme. Non c'è un numero, no? Però adesso, secondo quadrimestre, non è che li si abbandona a se stessi, ragazzi. Si dà una valutazione narrativa, descrittiva, e alla fine il voto si dà a giugno. Io credo che questo li porti ad essere, a dei tempi più rilassati. Scusami, insomma, giuro che non parlo più. Allora, no, non faccio l'esempio solo loro perché li porto sfortuna. Allora, un ragazzo arriva... No, tu no, no, perché tu sei in quinta. Non posso fare l'esempio sulla quinta. Seconda superiore. Un ragazzo, una ragazza arriva a giugno e in una materia non ha raggiunto gli obiettivi minimi, solo in quella. Qual è la logica che dovrebbe esserci, no? Che secondo me c'è alla luce, c'è nel fondo, di dire: guarda, non ti preoccupare, prenditi 3 mesi in più, stai tranquillo, noi non ti bocciamo, non ci sembra giusto bocciarti perché in una materia succede, no? Magari quest'anno ti sei innamorato, hai avuto un momento di caro, succede anche agli adulti, allora noi non ti bocciamo, facciamo i tempi supplementari, ti diamo 3 mesi in più, certo dovrai un po' impegnarti, però ti riascoltiamo a settembre, bellissimo. Come lo chiamiamo? Debito. Io voglio conoscere, io voglio avere davanti la persona che ha chiamato questa roba debito. Perché il linguaggio non è indifferente. Quando uno ha i debiti sta male, essere in debito è una cosa negativa. E allora ce la raccontiamo però. Basta, piantiamola di usare il curriculum, il portfolio, il debito, il credito. Siamo alla Banca d'Italia o siamo nella scuola? Allora, diciamo ai ragazzi che siccome tutti sono diversi, che siccome se ti promuovo adesso poi a settembre avrai difficoltà, quindi ti do 3 mesi per portarti alla pari, ma se lo chiami debito, a casa è una punizione e magari qualche insegnante te lo dà anche in modo un po' gentile, è chiaro che lo vivi male. Come fai a viverlo bene? Dice: no, vai tranquillo, prendi quest'estate e vedrai. Non è in sé il fatto di dare l'esame a settembre, è però il modo in cui viene presentato. Sei stato meno bravo e quindi ti punisco. Non è così nemmeno nell'idea, però il linguaggio è quello. Scusa Samuele, vai. C'era un'altra domanda. Anche di come sì, una ragazza a caldo, solo per dire, quella violenza viene anche nei genitori. Sì. Viene anche nei genitori quando ti arriva quella maledetta notifica del registro elettronico. No, molto in classe viva o che cosa? Ma io sfido chiunque a resistere fino a quando arriva il ragazzo a casa con quella mamma lì che ha telefonato. Arrivate a chiamare, anche per noi genitori è difficile perché io adesso che so questa cosa, caspita, fra 2 ore mi ha diventato il figlio, io cosa gli dico, cosa gli faccio e lo meno, e invece gli dico: no, dai, sarà per la prossima volta. Cioè, anche per noi diventa una roba difficilissima. No, perché poi ti senti in colpa se non controlli. Però io dico sempre, dico: ragazzi, io e mio figlio ho fatto un patto, i voti prima me li dite voi, poi non è che
che controllo perché penso mi diciate una bugia, una volta alla settimana, al sabato, apriamo il registro e ricontrolliamo. Però io non lo apro una volta alla settimana, fa serio, a meno che non ci sia una comunicazione sulle gite, no, perché sennò divento matto. Non posso vivere io male la scuola dei miei. Al sabato si guarda un po' le medie e qualche sabato ci dimentichiamo anche, non c'è stata la verifica. Vabbè, tanto voglio dire, lo sai prima o poi come va tuo figlio, no? Cosa dici? Tu apri la sediva sempre, tutti i giorni? Sì, apri la sediva, però quello che già era emerso dalle riflessioni di Raffaele era proprio, cioè, la quantificazione, capito? Secondo me è quello che spaventa di più lo studente. Cioè il vedere una frutto magari di settimane di studio comunque, e anche magari di passione, vederselo quantificato in un voto. In un voto che poi il prof può comunque mettercela tutta a far capire allo studente che non è dato alla persona, non sei te che vieni valutato, ma lo studente poi implicitamente fa questo ragionamento. Però scusa Samuele, scusa se ti interrompo, proprio una curiosità vera, non è una polemica. Certo. Ma se tu non avessi quell'appuntamento della verifica, veramente me lo chiedo, con la valutazione, eccetera, ti daresti una disciplina di lavoro che ti porta ai risultati che secondo me stai ottenendo? Infatti stavo dicendo che degli aspetti negativi, in questo caso nella valutazione, però altrettanto positivi, perché giustamente, cioè, lo studente deve essere messo di fronte, diciamo, ad avere una meta, però che questa meta non sia limitante, capito? In quel senso, cioè, io preferirei 10.000 volte il professore che, non dicendomi niente, entra in classe, mi fa due domande, ma non teoriche. Ti è piaciuto l'argomento? Sì. Che cosa hai capito? E poi non si fa vedere dallo studente, segna un voto e poi lo mette, piuttosto che dire, ah, adesso interroghiamo, perché già quando solo dice la parola interrogazione, gli studenti scatta. Quindi anche lo studente che sa fino a quel momento tutto, gli può crollare il mondo da un momento all'altro, perché si lascia prendere dall'agitazione, dalla... Quindi secondo me proprio è un fattore di nomi, di voti, di numeri, e quindi non è sbagliato il fatto di avere una meta. Comunque lo studente dice, entro quel giorno devo aver studiato questo. Ha senso, però che non deve essere solo un voto, un giudizio. Un giudizio può essere, per esempio. In Brasile è stata fatta una sperimentazione in un dipartimento del Brasile. Scuola superiore, anzitutto la verifica, diciamo, di matematica si fa lo stesso giorno per tutta la scuola, Matematica Day. E quindi i ragazzi hanno i loro riti, hanno le loro... diventa un momento rituale, allora sì, diventa come il giorno del derby Inter-Milan per un giocatore dell'Inter, no? Diventa un giorno in cui si comunicano tra loro. E va bene. La verifica avviene in questo modo. Ragazzi hanno il compito da svolgere, hanno 6 ore. Possono consegnare quando vogliono. Consegnano è chiaro che per organizzare una cosa del genere tutti gli insegnanti devono organizzare, perché è una cosa complessa. Consegni, correggo la verifica davanti a te e ti dico, senti, adesso sarebbe 7:30. Cosa fai? Vai a casa o torni al posto? Hai 6 ore di tempo per fare questo tipo di lavoro. Possono andare un'altra volta. Vale, sei arrivato a 8, ti fermi? Poi magari qualcuno dice, guarda bene il secondo esercizio. Dopo le 6 ore devono consegnare. Uno può dire, va bene, 7:30 me lo tengo, sono stanco, vado a casa, una bella giornata, vado al mare, va bene, è una responsabilità tua. Uno può dire, no, dai, 7:30 intanto me lo tengo, vediamo se riesco. Allora, da quando è stata implementata questa cosa sono crollate le insufficienze, ma non di chi non studia, perché se non studi prendi 4, non studi, l'insegnante vuoi dire quello che vuoi, ma di chi si faceva prendere dall'ansia, di chi... Perché in quel momento lì hai bisogno di un ritorno, no? Hai bisogno un attimo di dire, allora torno al posto. Allora, qual è l'idea che c'è dietro? È che, dicevo oggi ai miei studenti, l'insegnante ti deve mettere nelle migliori condizioni possibili per svolgere il tuo compito. Poi, se non hai studiato, non hai studiato. Ma l'insegnante deve metterti nella condizione ideale. Faccio un esempio sull'università. Non voglio spaventare Samuele, che l'anno prossimo entrerà nel mondo accademico. Io non ho mai capito una cosa. Io faccio esami orali, solo orali. Esame orale dura mezz'ora se vuoi farlo decentemente. Se faccio esami di mezz'ora, in un giorno, dalle 9 alle 6, ne faccio 15, perché poi devi anche mangiare, devi anche un attimo, dopo un po' devi anche i ragazzi per un caffè, perché... No? Perché io devo far venire alle 9
quello che so che interrogherò alle 6. Poi tutti quelli che hanno fatto l'università hanno un ricordo di questa cosa. Perché? Fai gruppi. O addirittura due giorni dopo. Allora, ma io dico, fai gruppi. C'hai 15 studenti, ne fai venire 5 alle 9, 5 alle 11, 5, anche perché altrimenti introduci un elemento discriminante, perché l'ultimo è altro che ansia, no? A me è successo un esame, io ho fatto filosofia, ho avuto degli eccellenti insegnanti, ma un esame, sono arrivato alle 9, il professore ci voleva tutti lì, ci ha dato solo mezz'ora per andare a mangiare, potevamo solo uscire per andare in bagno, ma ha interrogato alle 6. Ho preso 30, però ho detto, guarda, io proprio... non ne posso più, io amavo dare gli esami, guarda, mandami a casa, chiedimi quello che vuoi, non ce la faccio più. Ho preso 30, quindi non è neanche una recriminazione sul risultato, ma l'esame che ricordo con meno piacere. Ecco, anche lì, io ti metto nelle migliori condizioni, poi se non hai studiato, o se, vabbè, vediamo, no? Si può rifare l'esame, non muore nessuno. Io oggi ho detto ai miei studenti, guardate che voi, se anche un esame vi siete bocciati 5 volte, questa cosa... da grandi, non figura da nessuna parte, non è che sulla laurea c'è scritto, però ha ridato 5 volte psicologia. Non figura neanche il voto di laurea. Eh? Non figura neanche il voto di laurea da nessuna parte. Allora, il problema è, cerchiamo di dire ai ragazzi, non è un fallimento, però mettiamoli anche in condizioni di essere... io ricordo una volta mi hanno chiamato in una consulenza in una scuola superiore, prima superiore, ragazzi di 14 anni. Un ragazzino, io... già pedagogista di questa scuola, mi chiamano e mi dicono, senta, c'è un ragazzino che nei compiti scritti a tutti 9 e 10, le interrogazioni alla lavagna è una roba tremenda, un crollo verticale, non si riesce a fargli spiccicare parole. Allora dico, vabbè, io dovevo fare un laboratorio in quella classe su altri temi, io entro nella classe, voi mi fate capire qual è il ragazzino, gli do un'occhiata, entro. Quando sono entrato ho detto, è sicuramente quello lì. Questo povero ragazzino aveva l'orecchia sventola, proprio quasi ortogonali. Cioè, e dico, ma ci vuole la Montessori per capire che evidentemente si vergogna, perché quando lo chiamano alla lavagna i compagni gli fanno così e va male nell'interrogazione. Ma ci vuole il pedagogista della bicocca, ma non ci arrivi da solo. Adesso mi dispiace, non voglio parlare male della scuola, ma siete in 7, ma uno che l'ha guardato in faccia sto ragazzino. E che, allora poi lì come lavori? Lavori su di lui, lavori sulla... ma non puoi domandarti, ma come mai va male alla lavagna? Perché si sente brutto, e perché probabilmente si sente... ed è preso in giro dai compagni. E però, insomma, un po' di sensibilità, no? Poi mi puoi chiedere come esperto quali soluzioni, però non puoi non vedere il problema. Nella DAD c'erano ragazzini che non si connettevano, cioè che si connettevano e non accendevano lo schermo. Alcuni perché avevano la faccia piena di brufoli, e in classe, se sei all'ultimo banco, non la vede nessuno. Quando sei sullo schermo, la vedono tutti la faccia piena di brufoli. Alcuni perché vivevano in case povere e si vergognavano. Allora molti insegnanti hanno detto, allora ragazzi, facciamo una cosa, mettete uno sfondo finto di quelli lì. No? E lì la sensibilità, no? Di dire, allora ragazzi, dovete connettervi, però mettete uno sfondo finto. E già... pensiero pedagogico, non dire ti metto a tuo agio, in fin dei conti è casa tua, entro in casa tua, ti metto a tuo agio, volete tenere spenta la videocamera? Vabbè ragazzi, dai, poi magari in privato mi dite il motivo, però certo che se non accendi la videocamera ti do una nota, va bene, okay, però non è quello, non è sempre un pensare che i ragazzi facciano le cose senza motivo, se vogliono fare una cosa un motivo ce l'ha di solito. Sì, ma tu, prego, posso prego. Aggiungere solo una cosa di gratitudine, anche perché poi adesso io vi chiedo scusa, ma andrò. Vi sono molto grata, leggerò senz'altro il libro. È uscita una bella immagine dell'adolescente e un'ipotetica buona immagine degli adulti. Ipotetica nel senso che appunto rischiamo invece spesso di continuare a dipingere l'adulto come incapace e l'adolescente come problematico se non già patologico. Qui abbiamo parlato di normalità complessa, faticosa, per carità, però bella, sorridente, appassionata da parte di tutte e due. E questo, devo dire, mi fa molto ben sperare, perché a volte la difficoltà dell'adulto soprattutto è quello di pensare di avere davanti un ragazzino di cristallo.
non siete in cristallo, no. E speriamo neanche noi. Per cui l'idea che ci possano essere dei dialoghi, magari un po' zoppi, ma assolutamente possibile, vi ringrazio. Davvero. Sì, e poi io devo dire che i giovani sono straordinari. Io quando sento parlare male dei giovani, non criticarli su alcune cose specifiche, perché è giusto, ma quando leggo certe rappresentazioni dei giovani, voi giovani non li avete mai visti, che hanno una sensibilità, un'attenzione, una disponibilità straordinaria, diverse dalle nostre, diverse. Hanno un modo di fare volontariato diverso da noi, hanno un modo di fare politica che loro non chiamano politica e che noi chiamavamo politica, e vabbè, ci incontriamo a metà strada, no? Però sono straordinari. Volevo chiederti come hai vissuto la data, così. La data come l'hai vissuta? Allora, all'inizio sì, non nego che c'era il primo momento di felicità, di contentezza, sai, due settimane di vacanza. Sicuramente il fattore della primavera ha influito tantissimo, perché poi la seconda DAD, soprattutto quando c'è stata l'alternanza, una settimana a scuola, una settimana DAD, poi lì varia da scuola a scuola, però la nostra scuola ha fatto così, e è stato destabilizzante. Tu eri tra la prima e la seconda? Sì. Tra la prima e la seconda? Sì. La DAD a marzo, cioè cos'era, febbraio, sì. Della prima e poi anche della seconda, per tutto, quasi tutto l'anno poi. E sì, il secondo periodo è stato molto più duro, ma anche proprio a livello, cioè si sentiva la pesantezza psicologica, la pesantezza proprio, di stare anche solo alle 7 del mattino di fronte ad un computer, cioè è proprio una cosa che non augurerei mai nessuno, ma per tutti, non solo per gli studenti, anche per i professori, cioè... Il professore che deve capire come fare lezione normalmente, cioè far sentire meno quel distacco che c'era effettivamente tra la lezione quotidiana e la lezione in DAD, anche il professore che deve scervellare per capire come fare lezione in modo diverso, eccetera, per far pesare di meno gli studenti è... Quei pantaloni del pigiama. Pantaloni del pigiama, esatto. Sono stati l'emblema di quegli anni, di quei mesi. Le ciabatte. Le ciabatte, sì. E nella cameretta dove neanche aerato, perché non avevi neanche tempo. Però secondo me è risvegliato comunque qualcosa, cioè degli aspetti positivi ci sono stati, quindi la capacità di adattarsi immediatamente alla situazione, quindi il fatto di... un po' la resilienza, no, degli studenti, quindi la capacità di, dopo questo impatto molto forte con la DAD, di ricominciare, di ritornare alla normalità. Secondo me è un qualcosa che comunque sul lungo periodo è servito, sul momento decisamente no. Cioè... Mi pare di aver capito che vi conoscete da tempo. Sì. Ecco, quindi quello che mi incuriosiva è capire se un'esperienza stretta che vi ha accumulato penso per un periodo piuttosto lungo ha cambiato in qualche modo un punto di vista di Samuele nei confronti di Raffaele o viceversa. Bella domanda. Nel mio caso io sempre, Samuele lo sa, ho sempre avuto grandissima stima fin da quando era bambino, e rispetto a quando lo conoscevo prima mi ha fatto molto piacere vederlo molto più sicuro e molto più capace di tenere un rapporto paritario con un adulto. È stato molto bello questo. Ho proprio visto una persona che in quei dialoghi a un certo punto mi dimenticavo di avere a che fare con un 17. Sembrava di avere a che fare con un adulto. Ed è una conquista, perché appunto, conoscendolo, avendolo visto un po' crescere, è stata una conquista importante. Cioè tutti quei momenti magari di timidezza, di senso di inadeguatezza che tutti abbiamo, lì erano veramente scomparsi. Ed è stata una bella scoperta. Sì, mi ha aiutato a approfondire ancora di più proprio la figura di Raffaele come persona, al di fuori del fatto che è un professore, che ha le sue doti, le sue qualità, proprio come uomo mi ha aiutato veramente molto a approfondire alcuni aspetti che giustamente prima non vedevo perché ero troppo piccolo, troppo poco maturo. Invece adesso relazionarmi proprio fra pari quasi, cioè, è stato molto, molto divertente, infatti è volato questo libro praticamente. Complimenti a tutte e due. Grazie. Forse l'ultima domanda, che poi dobbiamo andare. Innanzitutto vi ringrazio per la serata. Tutto questo parlare mi ha fatto pensare ad alcune cose. Prima una domanda su di voi, sul dialogo. Quanto il carattere del ragazzo, dell'adulto, influisca sulla possibilità di dialogare apertamente e liberamente? E la seconda invece sulla tipologia di scuola. Allora, io ho fatto un istituto tecnico commerciale,
30 anni fa ci siamo maturati e tutt'oggi ci incontriamo ancora con insegnanti, perché malgrado tutto abbiamo avuto degli insegnanti molto, molto bravi e alcuni mossi proprio dalla passione. E invece adesso mio figlio maggiore frequenta un istituto tecnico meccanico di un certo livello, ha detto mi astengo dai vari commenti, però ho la sensazione che queste scuole, malgrado siano magari di un certo livello, siano autocassanti, nel senso che certi discorsi non vengono fatti, non vengono affrontati. È come se cioè, vivono la scuola in una maniera pedagogica. Certe tematiche non vengono affrontate, oppure sono molto più competitive tra di loro. L'aspetto umanistico non viene preso in considerazione. In terza, l'anno scorso, chiedevo a mio figlio nell'ora di italiano, perché alla fine rispetto a tutte le altre materie che sono prettamente tecniche, ma quando ti interroga il tuo insegnante di italiano, che lui va bene, ma ti chiede solamente la storia della letteratura o ti fa commentare, ti fa parafrasi dei testi? E mi diceva no, cioè la parafrasi dei testi non veniva affrontata. Quindi mi domando, non è che magari certe scuole non sono in grado di affrontare certe tematiche, oppure si limitano veramente a seguire un programma prettamente formativo, sebbene, ripeto, non è una scuola tecnica di basso livello, cioè mi dispiace anche dire basso livello, ma più pragmatica, insomma. Ha comunque una prospettiva di frequentare poi, non so, l'ingegneria piuttosto che altre facoltà. Però anche lì dico, cavolo, se nel triennio dovresti affrontare probabilmente anche la tua unica possibilità di affrontare certe tematiche legate, vabbè, io in quel caso solamente italiano, però non le ha affrontate in maniera corretta, e non riesco a capire il motivo, perché poi molto probabilmente tu non andrai a fare letteratura o molto probabilmente tu affronterai un'ingegneria, insomma, un istituto tecnico. Quindi nella sua esperienza di docente è possibile che in determinate scuole si autocastino, secondo me. Io in tutte le scuole, tutte. Asilo. Asilo. Dall'asilo, la filosofia. Ah, beh, lì c'è la filosofia occidentale, paradossalmente. Ma perché nei professionali non devono studiare la filosofia? Chiaramente in una forma diversa, chiaramente un certo tipo di filosofia. Però perché dobbiamo limitare i licei un certo tipo di accesso alla cultura? Ti faccio un esempio. Sono stato invitato in una scuola di Bergamo, una scuola professionale, 90% di ragazzi stranieri. A Bergamo la chiamano la scuola di Neger, non so se sapete dire, la scuola dei negri, per la giornata della memoria. 200 ragazzi, io sarei stato lì fino a mezzanotte, una roba meravigliosa, una partecipazione, 50 mani alzate. Alla fine ho detto, beh ragazzi, grazie, siete stati eccezionali. E un ragazzo ha detto, perché finalmente avete fatto queste cose, che voi di solito fate solo al liceo. E noi chi siamo? Allora veramente ci trattate come l'ultimo ruota del carro. C'è il giorno della memoria, viene un professore universitario e ci parla della Shoah. Erano fantastici, veramente li vedevi, no? 20 nazionalità diverse, il ragazzo musulmano che magari fa l'intervento di un certo tipo, poi l'altro. E dico, però bisogna avere il coraggio. Io ho visto sempre a Bergamo, in un'altra scuola, una classe di istituto professionale per meccanici recitare preparare un testo teatrale che poi l'ha portato in uno dei grandi teatri di Bergamo. Io sono andato a fare consulenza, c'erano questi ragazzi con le tute tutte sporche ancora di olio che andavano a fare la recita teatrale, che era la storia del re Davide. C'era il ragazzo che faceva Davide, che ha detto, devi fare l'attore, tu sei un talento straordinario, un bellissimo ragazzo tra l'altro. E col professore dicevo, vede, sono ragazzi
non ci sono i ragazzi del classico, i ragazzi dello scientifico, i ragazzi del linguistico, sono ragazzi e hanno una straordinaria ricchezza umana. È chiaro che uno va seguito a partire dalla sua. E quindi secondo me c'è un grosso lavoro da fare su queste scuole. Sulla prima domanda, sul carattere, è vero. Per questo io penso che ogni ragazzo, ogni ragazza si sceglie l'adulto di riferimento, che può essere papà e la mamma per alcune cose, ma per altre può essere l'allenatore, può essere il professore, può essere il catechista, può essere lo zio, no? Perché la fortuna è di trovare quello giusto al momento giusto. L'importante è che tra noi adulti ci parliamo, perché un'altra cosa che manca è il dialogo tra noi adulti, anche solo nei condomini. Senti, mio figlio torna tutte le sere a l'una, ma anch'io, anche il mio, quando avevo 15 anni, sai, io non preoccuparti. E si parla senza vergognarsi, no? Che tutti quei figli, cioè nessuno di noi ha la laurea da genitore. Tutti ci siamo trovati a avere dei figli, li abbiamo desiderati, li abbiamo voluti, però abbiamo dovuto imparare. E la principale risorsa è il vicino di casa. Allora, tu fai così, però io faccio così col mio... E si crea la famosa comunità educante. E i ragazzi lo sentono. Naturalmente se lo si fa pensando a farli crescere serenamente, no? Però questo dialogo che manca, anche nei colloqui insegnante del genitore, lasciamo come nei saloon, nel film western, lasciamo le pistole fuori, no? E proviamo a dire, raccontarci il ragazzo, no? Senza giudicarci a vicenda, raccontiamoci il ragazzo. Cerchiamo di dire, dai, cerchiamo, come facciamo a crescere questo ragazzo qui? Lei come insegnante, io come papà, cosa possiamo fare? Come possiamo scambiarci degli sguardi? E il ragazzo lo sente questo. E ha anche meno ansia rispetto al colloquio, perché il colloquio sono due adulti che vogliono fare il mio bene. Poi, se c'è da dirmi che una cosa va male, lo si dice, no? Serenamente. Bene, credo che dovremo chiudere anche se l'argomento appunto sarebbe di quelli che ci portano anche a fare ore piccole. Ringrazio ancora Raffaele Montegazza e Samuele Sperfico per questa disponibilità a mettersi in gioco e di ancora una volta dialogare con noi, perché è stata proprio un po' la cifra, mi viene da dire, di questo intervento. E niente, ringrazio anche voi appunto per essere stati una parte della nostra. Trova tutto nel libro, anche di più, però sì, a me sì, interessa. Sì. No? Quello non è... Grazie, senti bello.